Test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test. Data un'ulteriore opportunità a quello che è, diciamo, forse l'obiettivo che mi sono prefissa insieme a tutti i componenti nella nuova compagine del Consiglio di amministrazione dell'ente biblioteca, insieme al mio presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'avvocato Antonio Tafuri, e gli altri componenti, perché l'obiettivo che è quello di aprire la biblioteca quanto più possibile, per non rischiare che si perdesse un poco, diciamo, comunque la vitalità di questo meraviglioso salone storico, inserito nel contesto del Castel Capuano, in questo maniero normanno, questa meravigliosa biblioteca, quindi, che fu inaugurata addirittura dal 1896, come forse molti di voi sanno, dal grande presidente allora, l'avvocato Enrico Pessina, presidente allora del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, che appunto oltre un secolo fa volle inaugurare la biblioteca per allocare quelle che erano state le donazioni, no, di grandi avvocati, principi del foro partenopeo. Parlo di Nicola More, di Celestino Summonte, di Antonio Riglia, di Luigi Janigro, grandi toghe del nostro foro, che vollero appunto donare alla biblioteca quelli che erano stati i compagni fedeli del loro lavoro quotidiano. E quindi si decise, con un memorabile discorso del grande avvocato Enrico Pessina, di inaugurare la prima biblioteca degli avvocati, che non era questa la prima sede, inizialmente era una sala più piccola, adiacente alla cosiddetta sala del piccolo trono. Poi nel 1936 la biblioteca fu elevata ad ente morale, le si riconobbe il valore giuridico della collezione libraria che man mano si era formata grazie alle continue donazioni che continuavano a fare i grandi giuristi, i grandi avvocati del foro partenopeo, e se, le si volle dare quindi questa sala, che era sicuramente, ed è credo ancora tuttora, la sala più prestigiosa del castello. Questa era la sala della Gran Corte Criminale, qua si celebravano, era il palcoscenico proprio dei ricevimenti della regina Giovanna. E adesso addirittura abbiamo un patrimonio che è formato da circa 90.000 volumi. E quindi direi che tra l'altro molti appartengono al mondo antico, cioè quelli antecedenti alla data del 1830, che è la data considerata come spartiacque tra il mondo antico e il mondo moderno, e grazie all'aiuto di vari collaboratori tutto il mondo antico è stato già anche catalogato. Ma continuano ad arrivare donazioni, anche di libri veramente antichissimi. E tra l'altro abbiamo anche una rarità, abbiamo addirittura un libro che possediamo soltanto noi qua in Italia, che è Exercitationum ad Quinquaginta Libros Pandectarum, non so se ho detto bene, professori, che è appunto uno studio di un giurista tedesco, Wissenbach, del 1661, chiaramente sul digesto giustinianeo. Un'altra copia è conservata soltanto nella Biblioteca Nazionale di Monaco di Baviera. E quindi che dire? Dico che questo patrimonio culturale deve essere conosciuto non soltanto dal mondo giuridico forense, non soltanto dagli operatori del diritto, avvocati, magistrati, professori, ma da tutta la cittadinanza, perché è un sapere che ci fa comprendere quanto, da che cosa proveniamo, insomma, quanta cultura abbiamo alle nostre spalle. E quindi oggi innanzitutto credo che questa sia forse effettivamente la sede giusta per celebrare la seconda giornata, appunto dicevo, dedicata alla figura del professor Giuseppe Tesauro, perché sicuramente rappresenta, è un'ulteriore testimonianza di quanto appunto il professor Tesauro abbia sia debba considerarsi motivo di orgoglio del mondo accademico, del mondo giuridico forense, ma io direi ancora di più, proprio di tutta la nostra città. E quindi ove continua e sarà continuerà ad essere comunque considerato uno dei più noti e apprezzati giuristi italiani. Non sarò naturalmente io a tessere le lodi del professor Tesauro, perché non mi compete,
perché soprattutto non ne sono all'altezza, lo faranno naturalmente gli amici e i colleghi illustri che a breve prenderanno la parola, seduti qui a questo tavolo e che poi interverranno successivamente. Però non posso esimermi dal dirvi che comunque mi emoziona il solo fatto di avermi dato l'opportunità di essere qui a celebrare comunque un uomo ed omaggiare un uomo che rappresenta anche per me, anche se l'ho conosciuto ovviamente poco, un esempio encomiabile di grande cultura, di alto senso istituzionale, ma forse prima ancora, come lo dicono gli altri, come me lo ricordano i miei genitori, prima ancora uomo di grande umanità, sensibilità, generosità e empatia. E quindi credo che si debba considerare un esempio al quale tutti noi dobbiamo far riferimento. E quindi vi ringrazio di avermi dato questa opportunità e auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Grazie Avvocato. E adesso do la parola all'Avvocato Antonio Capelli, che presenta il Consiglio dell'Ordine. Grazie professore e buongiorno di nuovo a tutti. Da parte mia rinnovo il benvenuto in questa nostra biblioteca, testimone di tante nostre esperienze. E io saluto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dell'Avvocatura Napoletana, il professor Tesauro, conservando per un attimo quello che è un ricordo che posseggo sempre anche nel mio telefonino, perché ho una fotografia di quel momento, e cioè l'11 giugno del 2019, quando ebbi la fortuna da presidente, neo presidente, di fare una breve, informale, diciamo così, cerimonia in onore appunto del professore Tesauro, neo iscritto all'albo degli avvocati, perché lui ovviamente c'è stati altri incarichi che impedivano l'iscrizione all'albo degli avvocati. Appunto, a giugno del 2019 fece domanda e noi l'accogliemmo questa domanda di reiscrizione nell'albo degli avvocati. E dicevo, conservo questo momento sempre con me perché, come ho detto, ho una fotografia di questo evento che, appunto, per noi tutti, per me, ma per noi tutti, il Consiglio dell'Ordine è stato un vero e proprio evento. Voglio ricordare che il Consiglio dell'Ordine con il professor Tesauro ha da sempre avuto un rapporto strettissimo e molto, molto intenso, perché il professor Tesauro è stato il punto di riferimento di quello stage in diritto dell'Unione Europea che è arrivato nel 2021 alla diciottesima edizione. E per 18 anni lui è stato l'anima di questo stage intitolato ad un nostro collega, ex consigliere che purtroppo è deceduto diversi anni fa, Andrea Cafiero, lo stage Cafiero che il consiglio appunto svolge generalmente nel Cilento, terra appunto amata dal professor Tesauro, e non a caso si svolge. E quindi noi siamo faremo per sempre riconoscenti al professor Tesauro e siamo riconoscenti del fatto che oggi, come seconda giornata delle celebrazioni in onore appunto del professor Tesauro, si possa ricordare anche la sua figura di avvocato, un uomo dotato di un eclettismo senza eguali, probabilmente ha svolto incarichi più diversi, sempre finalizzati al suo interesse e alla sua voglia di essere internazionali e europei, e anche come avvocato, ovviamente, ha dispiegato i propri interessi in questo modo. Saluto il professor Tesauro con tutto
l'affetto e la riconoscenza che l'avvocatura napoletana gli dedicherà per sempre. E grazie a voi di essere qui. Grazie, Presidente, approfitto dell'occasione io per ringraziare per averci ospitato in questa sede e per aver contribuito al giorno in memoria del professor Tesauro. Do ora la parola alla Presidente Gatto, che presenta il Tribunale di Napoli. Buongiorno a tutti. Ringrazio per l'invito gli organizzatori di questo convegno, porgo il mio saluto personale e quale presidente del Tribunale di Napoli a nome di tutti i magistrati di questo distretto. Sono onoratissima di prendere la parola in ricordo del professor Tesauro in questo luogo tra l'altro meraviglioso dove, come si ricordava l'avvocato Intonti, ci sono circa 90.000 libri antichi che quindi raccontano un po' tutta la storia del castello, del diritto, della giurisprudenza napoletana, e dove qualche giorno fa si è tenuto anche un convegno in ricordo di tutte le donne di Castel Capuano, e quindi penso che in questi locali aleggi anche un po' lo spirito di tante donne che nel passato hanno vissuto in questo meraviglioso castello. Quindi devo dire che sono veramente, come dicevo, onorata di porgere questo saluto in ricordo del professore che tutti conosciamo per la sua umanità, per la sua profonda cultura, presidente della Corte Costituzionale nel 2014, ma soprattutto per lungo tempo, in effetti, presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, incarico che, come tutti gli riconoscono, ha svolto con grandissimo equilibrio e maestria, contemperando quelle che erano le varie esigenze della concorrenza e degli interessi del mercato, ma anche quelle che erano le libertà dei cittadini. Io ho avuto modo di conoscere il professor Tesauro nel Cilento nel 2010, in occasione di uno di quei processi alla storia che si svolgono a Torre Orsaia. Mi sembra che all'epoca il tema fu quello dell'amnistia Togliatti, e devo dire che da quel momento è nata una profonda amicizia fatta di un continuo confronto su diverse problematiche giuridiche, ma anche su tantissime questioni umane, perché non sarò io nella prima né l'ultima a ricordarlo, quello che in effetti ha sempre caratterizzato la figura del professor Tesauro è stata proprio la sua grande sensibilità ed umanità. E proprio in virtù di questa sensibilità, questa sua umanità, questa sua disponibilità sempre, ho avuto poi occasioni anche ulteriori di incontro, diciamo, istituzionali. Quando ero presidente del Tribunale di Napoli Nord, non posso non ricordare la partecipazione del professore al premio in onore di Vincenzo Caianiello, a Versano, che si è tenuto appunto proprio in Aversa. Ma soprattutto ricordo con grande piacere la sua partecipazione ad una lezione, cioè egli tenne una lezione magistralis in occasione del primo master di medicina forense veterinaria che si è tenuto proprio, è stato inaugurato proprio presso il Tribunale di Napoli Nord, e in quel master fu dettato da una serie di indagini che si erano svolte in quel momento, che avevano portato anche al, diciamo, sequestro di un grandissimo numero di animali, di cani, che poi sono stati pian piano donati e sistemati presso varie persone che l'avevano richiesto. E quindi il professore intervenne con una lectio magistralis meravigliosa, che poi ritengo abbia avuto una sua, come dire, definitiva consacrazione nella modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che oggi, diciamo, nel 2022 ha visto in effetti il riconoscimento dell'animale non proprio quale essere senziente, non più quale cosa, dopo una lunghissima battaglia che ha portato appunto a questa modifica costituzionale.
Sono state queste le mie occasioni di incontro, le mie occasioni di frequentazione. Ricordo che ci siamo più volte incontrati, non soltanto nel Cilento, ma anche a Napoli, in tantissime varie occasioni. E quindi non posso che ribadire quanto è già stato detto da altri e meglio di me in ordine alla sua grande figura e alla sua grande personalità. E voglio terminare questo mio brevissimo intervento perché ricordando anche la moglie del professor Tesauro, penso che un ricordo vada fatto anche per la signora Paola, che purtroppo ci ha lasciato in questi giorni, che penso oramai si sia ricongiunta al professore, e penso che abbiano potuto nuovamente ritrovare quella loro unione, quella loro grande corrispondenza che c'è sempre stata nella loro vita e che io stesso ho avuto modo di conoscere e di apprezzare. Vi ringrazio. Grazie Presidente per questa bella evocazione. Ora la parola al Presidente Forgillo, che in rappresentanza del Presidente De Carolis presenta la Corte d'Appello. Grazie, buongiorno. Il Presidente De Carolis si scusa per non essere stato presente, ci teneva, ma aveva un evento molto importante, la nascita di un nipotino, e doveva venire proprio in queste ore, e quindi doveva essere necessariamente presente. Però mi ha partecipato con la vicinanza a questo evento al quale pure io ho aderito volentieri, perché anche io, come i precedenti interventori, ho avuto il piacere e l'onore di stare a fianco del professor Tesauro in diverse occasioni, anche in questa sala e anche in questo palco. Molto modestamente sono stato relatore con lui in alcuni convegni, e devo dire mi ho apprezzato sempre il tratto di gentiluomo in prima di tutto, e poi anche di grande giurista. Diciamo, con qualche difficoltà alcune volte ho relazionato, diciamo, su temi di un certo spessore, pur non avendone sicuramente la stessa autorevolezza e lo stesso taglio giuridico. Ricordo, i miei ricordi risalgono a molto tempo fa, all'inizio mi sembrava un uomo un po' distaccato, un po' burbero. Ho capito poi con un po' di maturità in più che si trattava invece di una persona di grandissima caratura, che aveva sempre un equilibrio molto particolare, molto apprezzabile nell'approccio alle cose, molto cauto e molto equilibrato, derivante poi, avendo un attimino studiato anche la provenienza del professore, diciamo, veniva da famiglie insomma importanti, quindi sapeva come muoversi in ogni occasione e ogni circostanza, sapeva come dirigere il proprio operato, ma sapeva avere anche un senso di umanità, appena ricordato da il Prefetto, molto elevato. Io devo dire che l'ultimo ricordo che ho di lui è proprio in questa sala, quando l'ho visto venire con degli apparecchi che gli aiutavano la respirazione, perché ormai era in sensibile difficoltà, ed è venuto per partecipare la sua amicizia ad un altro giudice costituzionale che è venuto a Napoli per l'occasione. Si è seduto esattamente lì, me lo ricordo perfettamente, perché dico: guarda che taglio, che personalità, che pur avendo, diciamo, delle obiettive difficoltà di mobilità e di respirazione, non ha voluto mancare di testimoniare la sua vicinanza al giudice costituzionale che oggi è venuto a Napoli. Lì ho capito veramente la grandezza dell'uomo. Poteva infischiarsene, poteva restare a casa, poteva, ormai, diciamo, consapevole di tutti i successi ottenuti nel corso della sua brillantissima carriera professionale, invece è voluto venire qui per testimoniare il senso dell'amicizia, pur essendo in un momento di obiettiva difficoltà, ed è anche intervenuto per brevi parole in favore di questo collega. Quindi devo dire, lì ho capito definitivamente, se ancora ce ne fosse stato di bisogno, di come si trattasse di una persona assolutamente superiore alla media, una persona veramente di grande spessore, che ha dato lustro anche alla città. Con questo ricordo io chiudo il mio intervento, preannuncio pure io mi dovrò allontanare per motivi personali importanti, però mi tratterrò ancora qualche attimo per ascoltare con grande interesse questa carrellata, che vedo unanime di apprezzamenti, di belle parole
e di testimonianze che hanno caratterizzato la vita di questo industriale. Grazie. Grazie a lei, Presidente, per questo ricordo, il quale e lui non mancava. Do la parola adesso al Presidente Sanna, che è giudice italiano della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Grazie Professor Tizzano, grazie agli organizzatori per aver chiesto anche a me quello che vuole essere un ricordo. Io potrei scegliere molte angolazioni attraverso le quali ricordare la personalità e vorrei dire il genio, ma in termini della religione romana, di questa persona che è stata accompagnata appunto da uno spirito e di molteplicità che ha reso molteplice e ricca anche la vita di molti dei presenti. Il profilo che vorrei trattare riprende un po' un passaggio della presentazione di ieri del professor Fabio Ferraro, che ha ricordato, e lo hanno detto anche oggi alcuni degli interlocutori, degli interventori, la sua estrema disponibilità ad intervenire e a parlare di diritto soprattutto dell'Unione Europea senza distinguere tra occasioni accademiche o istituzionali importanti e piccoli incontri o convegni alla buona finalizzati a diffondere tra operatori di tutti i giorni questo importante ramo del diritto. Ebbene, io non so se la formazione degli avvocati e dei magistrati soprattutto rientri tra gli impegni importanti o quelli bassi, però ho avuto la ventura di partecipare con lui con molti dei presenti a una a un crescendo di iniziative che lui ha in qualche modo generato e incoraggiato. Si era all'epoca del Tesauro avvocato generale. Nel 96 il Consiglio delle Comunità all'epoca adottava un programma che si chiamava di incoraggiamento alla formazione degli operatori di giustizia, magistrati e avvocati, denominato Grossus. Venivano finanziati degli incontri e nel 1998 io comincio ad occuparmi, stando qui al Tribunale di Napoli, usando anche questa bellissima sala come componente del Comitato Scientifico, della formazione dei magistrati, aperta anche agli avvocati, nel settore internazionale, ma specialmente del diritto europeo. Un lavoro che approderà per me poi fino al 2015 in collaborazione con il professor Tesauro alla Scuola della Magistratura. Ebbene, 98 Grotius partono delle progettualità che vedono 7-8 incontri l'anno per centinaia di operatori su tutto il territorio nazionale. Il professore è uno dei partecipi, presente un po' dappertutto, un grande uomo con un piccolo trolley che da allora e fino a tutta la mia esperienza non si negava nemmeno a questa tipologia di iniziative. I programmi hanno un progressivo sviluppo, si estendono soprattutto alla formazione dei giovani magistrati per quel che mi riguarda, e in questo ambito il professor Tesauro non faceva mancare anche la sua verve, la sua ironia e la sua autoironia e tante battute. Lui continuava anche dopo Lisbona a parlare, come molti hanno ricordato, no? Del diritto comunitario, è un'espressione più calda, ripeteva sempre, rispetto a quella fredda di diritto dell'Unione Europea. E anche qui a Napoli, in un noto, notissimo albergo cittadino di Marmi e di Ottoni, lui faceva battute e non si indispettiva del fatto che giovani magistrati, in uno spirito ancora goliardico prima di assumere le funzioni, si facessero scherzi d'acqua, eccetera, ma in quello inseriva il diritto dell'Unione Europea. L'ultima parentesi di questo progressivo sviluppo, che come dicevo ha accompagnato un suo impegno di cui hanno fruito migliaia di persone, lo voglio ricordare. Dopo Frascati, Roma e Scandicci, lui era già
giudice costituzionale ed era stato una presenza importantissima presso l'autorità antitrust. Però ecco, con il presidente Roberto Chieppa, da partire dal 2013 in poi, il presidente Chieppa lancia un'importante formazione, visto che si deve procedere a istruire i magistrati e gli avvocati al private enforcement in materia antitrust, e questo è il link con la giornata di oggi. Lui non ci nega la disponibilità a partecipare ad alcune iniziative, lui già oramai in Corte Costituzionale, e sempre ironicamente domanda a me se i magistrati mai poi potranno reagire in maniera produttiva rispetto alle nuove discipline europee in materia di tutela della concorrenza del mercato. Termino con una riflessione pure stimolata dalla giornata di ieri. Questo ruolo per lui importante delle giurisdizioni nazionali ho riletto ieri, ripensando un po' alla sentenza 238 del 2014 che molti hanno menzionato, in un paragrafo però un po' diverso, quello ancorato un poco, e qui passo al profilo internazionalistico di cui hanno parlato ieri molti interventori, c'è ancora il professor Tizzano che ha detto qualche parola della sua scuola originaria, della effettività del diritto internazionale, della progressiva affermazione delle nuove regole come metodo di creazione della norma consuetudinaria. Ebbene, nel paragrafo 3.3, laddove si delinea un poco in questa sentenza la possibilità di contravvenire alle norme consuetudinarie internazionali per favorirne la formazione di nuove, vi è scritto che la norma internazionale in materia di immunità giurisdizionali era già stata in qualche modo violata o limitata nella sua portata. Si trattava della differenza tra acta iure imperii e acta iure gestionis, per chi si occupa di queste cose, ma insomma progressivamente era poi mutata agli inizi del Novecento, e il passaggio che voglio sottolineare è questo: è merito, quindi è merito soprattutto delle giurisprudenze italiane e belga, si riferisce alla tesi italo-belga in materia di acta iure imperii e acta iure gestionis, avere contribuito al progressivo sviluppo della norma internazionale. Quindi immaginare questa violazione tuttora in corso da parte dell'Italia rispetto alla norma ancora affermata come vigente da parte della Corte Internazionale di Giustizia è un merito delle giurisprudenze nazionali, quindi ancora una volta testimone questa visione di Beppi Tesauro come avendo come centrale il ruolo delle giurisdizioni nazionali. Mi sembra quasi di poter dire che se la frase "il giudice nazionale è il primo giudice del diritto dell'Unione Europea", quella frase è stata estesa al diritto internazionale, al diritto dei diritti umani, eccetera, se non ha avuto Beppi Tesauro come i suoi autori, sicuramente ne ha avuto un fecondo, diciamo, sostenitore. Grazie. Grazie Presidente Sabato, effettivamente quella sentenza gli ha procurato molti problemi, però la scrisse con grande convinzione dopo aver lungamente meditato, e adesso ritorna all'attenzione dell'opinione pubblica e della giurisprudenza italiana e anche del governo italiano nelle nuove versioni elaborate italiano per risolvere il problema. Bene, ora do la parola a Mario De Dominicis, che porta il saluto della casa editrice. Grazie Presidente. Per noi amici e allievi è passato ancora troppo poco tempo per poter parlare di Peppi come di uno che purtroppo non abbiamo più. Tra pochi giorni, il 6 luglio, è un anno che Peppi, come amava farsi chiamare lui dagli amici, come precisava con 2P, ci ha lasciato. Quando mi è stato chiesto di ricordarlo, conoscendo la nostra frequentazione costante, quotidiana, ho avvertito grande commozione e anche smarrimento.
la commozione ho cercato di nasconderla, perché gli anziani si vergognano di manifestarlo, almeno io. E lo smarrimento invece è dovuto al fatto che, essendo io più anziano, si pensa sempre ad un presunto ordine, chissà perché, per cui sembra non accettabile che si ricordi un amico più giovane. Per ricordare la sua personalità, penso che due siano gli aspetti da considerare. Prima di tutto, le opere e gli impegni da lui lasciati nei vari altri incarichi che ha ricoperto, e poi il suo operare quotidiano, anche attraverso le sue confidenze. Io ho avuto il privilegio di viverle entrambi e ho constatato la stessa particolare importanza che gli dava all'uno e all'altro aspetto. La nostra era un'amicizia nata in anni lontani, senza il diritto, nei viali cospicienti e afferenti la via nello qualcuno, perché era quella delle arcate e quello del Belvedere, con le sfide calcistiche che cominciarono negli anni nostri giovanili, e per cui fra i due viali che venivano organizzati nell'ambito della vecchia villa Belvedere, dove non c'erano palazzi, ma c'erano molti campi. E quello che poi ci legò in seguito è stato il diritto comunitario, come lui teneva molto che si dicesse ancora oggi, di cui è stato uno tra i più prestigiosi interpreti ed attori nelle varie autorevoli istituzioni in cui è stato, dalla Corte di Giustizia, l'Antitrust, alla Corte Costituzionale, prima come componente e poi presidente, dove ha messo in luce la continuità del suo insegnamento e il suo principale impegno alla tutela dei diritti. È stato notevole e fondamentale il contributo profuso nelle varie istituzioni, con profondo, convinto animo europeista, costituendo il nostro costante punto di riferimento, operando sempre con estremo equilibrio, rappresentandolo anche con la sua napoletanità, alla quale non rinunciava mai, con quell'aria semplice priva di supponenza. In tutte ha lasciato un'impronta determinante sia per le decisioni assunte sia per la gestione dei rapporti istituzionali e non. Il manuale è lo specchio della sua vita accademica e politica. Esso contiene gli aspetti fondamentali dei suoi studi, ora sapientemente ripercorsi dai suoi allievi Patrizio De Pasquale e Fabio Ferraro, cui egli ha affidato la sua opera, cui teneva moltissimo. Le ultime sue premesse, penso di non dire una cosa, soprattutto quella del secondo volume, scritta solo pochi giorni prima di lasciarci, penso si possa considerare il suo testamento spirituale, lasciato agli allievi e alle nuove generazioni di studiosi e studenti, affinché la causa comunitaria di cui era convinto antico assertore fosse sempre l'obiettivo principale delle varie componenti costituzionali, politiche del suo paese e degli stati europei. Tra i ricordi più significativi ho soprattutto caro quello che si verificò, ricordato ora, nell'aula magna della nostra università, dove lo festeggiamo per la sentenza della Corte sul giudizio di legittimità costituzionale concernente le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute da lui redatte, mi pare, 2014. Orgogliosi tutti di appartenere a quella scuola napoletana del diritto internazionale alla quale, per suo merito, ci sentivamo onorati di appartenere. Mi manca la telefonata quotidiana nella quale si discuteva di tante cose serie e cose meno serie. E l'ultimo giorno, quando gli dissi che all'indomani avremmo dovuto, non ricordo di cosa avevamo parlato, avremmo dovuto toccare argomenti più seri, egli mi ammonì con la sua solita ironia, dicendo, ricordo ancora le parole, e allora dobbiamo continuare a parlare del Napoli. Si è chiuso così, con queste parole, un ciclo amicale iniziato 70 anni fa con il calcio e finito con la sua battuta sul Napoli. Poi quella dolorosa telefonata alle 8 del mattino. Ciao Peppi e grazie per la tua amicizia.
Grazie Maria De Dominici per questo ricordo personale. E ora abbiamo chiuso la presentazione. Cominciamo la prima parte del convegno, che è dedicata al ricordo di Tesauro come presidente dell'autorità garante della concorrenza del mercato. I relatori sono già da questo lato del tavolo proprio per evitare cambiamenti e scossoni, e quindi io comincerei, purtroppo non per l'introduzione del professor Mastroianni, vittima come tanti altri del Covid, e quindi attacchiamo direttamente con gli interventi che comunque daranno ampiamente qua idea e quadro della situazione della esperienza di Tesauro come presidente dell'autorità garante. E comincerei proprio dal consigliere presidente Berruti, magistrato e presidente di sezione della Corte di Cassazione. Grazie presidente. Sì, lo devo avvicinare, ho capito, io poi risulto molto antipatico a queste cose, quindi sto attento. E bisogna evitare l'emozione, ricordando lo spirito di Peppi e la sua capacità di scherzare in modo intelligente praticamente su tutto, dove il buon gusto lo dice. Allora io parto da un ricordo personale, poi il resto che dirò è tutto sulla influenza giuridicamente storica che la presidenza Tesauro ha avuto sulla evoluzione della giurisprudenza ordinaria, non solo ordinaria, ma in particolare ordinaria, io ringrazio. E lo ricordo bene. Ricordo la telefonata da Bruxelles. Io non ebbi il tempo di gli auguri, perché naturalmente avevamo sentito, stavamo quando cercavamo, quando lui mi fa, cerco di non imitarne la voce perché sarebbe poco riguardoso, ma me la ricordo come se fosse adesso, mi viene ad aiutare. Ti vengo ad aiutare. Vabbè, se ti contenti di un mezzo servizio perché non vado fuori ruolo, vengo e ne sono felice. Iniziò così. Un'avventura durata 5-6 anni, Francesco. E devo partire da questa considerazione perché ci muovevamo in mondi diversi. Io credo di essere stato il giudice della Corte che in quegli anni si è occupato di più di concorrenza, ma ci muovevamo in ambiti logici diversi, avevamo lingue diverse. Noi, mi permetto di dire, il Consiglio di Stato e Peppi. Arrivò. E piano piano, e senza dirlo, io credo anche senza accorgersene, cambiò. Perché la legge 287 rappresentò una novità assoluta nel panorama, pur nella vigenza del trattato, e quindi dei principi desumibili dall'allora articolo 85. Ma era tuttavia il nostro panorama culturale fondato, Paolo, sulla logica codicistica della concorrenza sleale e quindi sulla tutela dell'imprenditore dall'attività scorretta del concorrente, con una fortissima e evidente impronta di tipo corporativo, all'origine di quel diritto. E allora, benché, come dire, la nozione giurisprudenziale si fosse evoluta soprattutto per l'interpretazione dottrinale, facendo sì che appunto questa impronta, che in origine era fortemente, caratteristicamente deontologica, si attenuasse perdendo il carattere che era marcatamente corporativo, e prendendo atto, quindi dovendo prendere atto in qualche modo della nozione costituzionale del mercato. Io vi sto parlando, signori giuristi che mi ascoltate, di un periodo nel quale queste cose erano delle novità, anzi delle novità alle quali si guardava con una certa diffidenza, perché come tutti noi sappiamo, perché tutti noi, io, siamo tutti posseduti da demoni culturali,
si guardava con diffidenza perché si vedeva tutto un attacco alla propria stratificata, particolarmente stratificata cultura. Difficile accettare il concetto che essa va cambiata, però è così. Ebbene, che cosa accadde? Che il rilievo pubblico attribuito al conflitto individuale fu arricchito, io sono il primo a dirlo, fu arricchito moltissimo, così che a forza di arricchire, già noi in Cassazione ci eravamo resi conto che il conflitto individuale aveva dei connotati che non erano individuali. E che, come dire, il corretto rapporto di concorrenza doveva avere un ambito più grande di quello del negozio giuridico violato, intesi, che si invocava davanti al giudice. E insomma, la normativa che ancora oggi, sempre quella, è quella del pochi cambiamenti, difende l'imprenditore dalla concorrenza sleale, ancorché la si possa oggi ritenere più consapevole della dimensione concorrenziale del mercato, provvede comunque a riparare uno squilibrio inferto ad uno specifico rapporto di concorrenza per effetto del comportamento di un concorrente. Questa è ancora la struttura logica. La novità del trattato è stata l'introduzione della tutela della struttura e della logica competitiva del mercato. È un po' quello che è successo, perdonatemi se parlo un attimo del lavoro che sto ancora facendo io con il 47 della Costituzione sul risparmio. E questa pubblicizzazione del rapporto individuale, dalla cui logica si riesce a trarre anche ausilio per pervenire alla regola generale. Però ci vuole il tempo, ci vuole un po' di tempo, ci vuole molta umiltà, ci vuole molta capacità di mettersi in discussione da parte di avvocati. Perché questa è stata una rivoluzione degli avvocati. Con tutto il rispetto devo dire che alcune sentenze, alcune difese, io ricordo bene, alla mia vita sono arrivate prima delle libri, forse perché i libri ci vuole un po' di tempo per scrivere, però è successo. Questo fenomeno è stato molto, 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 molto corretto. E allora, siccome l'esercizio della concorrenza presuppone l'autonomia delle imprese concorrenti quando esse svolgono le rispettive scelte di mercato, diventa illecito ogni fatto che porta a ridurre questa autonomia. C'eravamo già quasi arrivati con il rapporto individuale. Ci mancava qualcosa. Che cosa ci mancava? Ci mancava l'esperienza del grande avvocato. Non sto affatto sottovalutando il giurista. Ci mancava l'esperienza dell'esperto di liti, il quale pertanto sa cosa c'è dietro la lite, vede i limiti della soluzione della lite come lite interindividuale, e lavora ovviamente sul concetto comunitario, perché era un grande comunitario. Questo lo aiutò molto. Tutta l'esperienza che il professore Tesauro sperimentò all'autorità garante, non solo come maestro nei confronti di coloro che collaboravano con lui, sicuramente nei miei confronti, si dedicò fortemente infatti alla considerazione delle intese e quindi allo studio del contratto a valle, essenziale a realizzarne gli effetti da valutare poi ai fini dell'inquadramento giuridico. E comprendendo, questa fu la spinta forte del Beppe Cidoni, esso in realtà, oltre ad estrinsecare l'intesa, oggi i giudici che mi ascoltano sanno che questo è abbastanza ovvio, risaputo e banale, vi assicuro che allora non lo era. Si distingueva ancora il momento negoziale, di formazione del negozio, dal momento dell'attuazione del negozio. Facevamo tutti noi ricorsi ai concetti appunto di attuazione civilistici del ricorso, cercando di trarre da quei maestri l'indicazione per una capacità di scelta che fosse meno legata al testo, e la chiave era nel diritto comunitario, nella rottura dello schema interindividuale. Tutto quello che ci porta a pensare. E la mia personale vicenda umana
ognuno di noi mette se stesso al centro della storia. Io non credo di essere superiore a questa debolezza, io sono al centro della storia, almeno della mia, fu quella di avere accanto dei giudici che lavoravano con lui e che poi andavano alla prima civile della Cassazione. È stato così, eh? Potrei dare tanti esempi di questo. Io ricordo una causa strepitosamente difficile, la cosiddetta intesa tra i petrolieri, nella quale l'autorità fu sconfitta, fu negata l'intesa. Sulla base di ragionamenti assolutamente corretti, opinabili come tutti i ragionamenti di Stato, ma l'autorità fu sconfitta. E fu sconfitta, ci disse Peppi, perché noi non abbiamo argomentato bene. E non perché il giudice non ha capito, come istintivamente qualunque sconfitto può dire. Non abbiamo argomentato bene, non abbiamo portato gli argomenti giusti. E ce l'aveva con me, soprattutto, che erano il centro. Oggi, riletta quella sentenza sull'intesa dei petrolieri, dire avevano ragione. Ho sbagliato. Non avevo capito, non avevamo capito, non gli abbiamo detto quanto andava detto. È stata una grande lezione per me, perché davanti all'autorità garante si può ragionare di presupposti, di antecedenti dell'effetto immediatamente dannoso. Si può impostare una cura anche preventiva del mercato, ma il giudice non fa questo, fa un altro mestiere. Il giudice dice quello che è stato, che in ipotesi è chiuso e concluso, la vicenda si è conclusa. Quindi così è stato, aveva perfettamente ragione, ero io a non capirlo. Perché la passione della parte travolge anche uno che ritiene di essere un giudice. Allora, in quel caso l'intesa non c'è stata perché il giudice così ha detto, ma quella vicenda ci insegnò. A me per primo, perché per primo avevo contribuito a sbagliare, la differenza di funzione dell'azione giudiziaria rispetto a quella amministrativa di un'autorità indipendente, ma pur sempre autorità amministrativa, amministrazione. E devo dire che oggi che faccio un mestiere simile, perché sono commissario Consob, questa lezione delle cose a me è servita. Mi è servita molto. Leggere il 47 della Costituzione oggi a me è un risultato un po' meno arduo, perché ho imparato da quelle lezioni come si doveva leggere l'85-81, come si doveva leggere il rapporto interindividuale da parte di un giudice, da parte di un giudice all'interno di un sistema. Io sto parlando di un periodo nel quale il diritto comunitario lo conoscevano poco, perché ognuno sapeva un pezzetto. Non so perché mi sono trovato di fronte a questo panorama. C'era il grande specialista di e sì, e il resto, e invece il giudice che ha in genere una ingenua pretesa di unificazione dei concetti, di visione complessiva, e il giudice è matematico, voglio capire, e non capivo, poi c'è voluto un po' di tempo. È sempre utile, ecco, ritornare al proprio passato per capire i propri risultati. Però vedete, per tornare a Beppi, che fu il più sereno in quella sconfitta pesante davanti al giudice supremo amministrativo, era il più sereno, e mi disse: guarda Tina, che non hanno tutti. Era la comprensione del fatto che noi dovessimo camminare un po'. Il giudice ne avrebbe preso, potremmo fare la sua vita. Il giudice non crede. Il discorso che ci porterebbe a fare. Ma mi è servito molto, perché io ricordo quel mio errore di valutazione, nonostante il maestro che avevo, e gli vorrei dire oggi appunto: guardare al mercato strutturato secondo le regole della concorrenza e i suoi principi, e attribuire quando serve
al mercato stesso. Una funzione arbitrale a me è servito molto, serve molto oggi per verificare l'incidenza giuridica del mercato nei confronti del mercato e quindi della tutela costituzionale. Così anche una serie di miei errori. E allora, evitando di emozionarmi, ancora una volta, grazie a Berti. Grazie Presidente Berlusconi per averci ricordato l'evoluzione della disciplina, perché è vero che negli anni 90 ancora non era maturata una coscienza e una conoscenza del diritto europeo della concorrenza, certamente neppure del diritto italiano della concorrenza. Forse la legge del 90, la legge Battaglia, per introdurre l'autorità e anche avviare la diffusione, la conoscenza del diritto dell'Unione Europea. Oggi abbiamo molti studi legali, molti avvocati che fanno diritto alla concorrenza, ma 20 anni fa non c'era nessuno che faceva il diritto della concorrenza, tranne appunto poco, per esempio il professor Pappalardo a Bruxelles, che era funzionario comunitario specialista del diritto della concorrenza, era quasi un animale strano perché faceva diritto della concorrenza. L'autorità garante è cambiata da quando è stato presidente, non prima e forse neppure dopo. Quindi va riconosciuto questo merito a lui e all'equipe che l'ha assistito in quegli anni. Comunque la ringrazio. E adesso diamo la parola a un altro testimone di quell'attività, di quella funzione di presidente dell'autorità garante, che è il professor presidente Chiesa, segretario generale della presidenza del Consiglio. Grazie, per me è veramente un piacere oggi. Con piacere ho accolto l'invito degli amici dell'Università di Napoli di partecipare a questo convegno in memoria di Betti Tesauro. Giustamente partecipo nella sessione che ricorda Tesauro come presidente dell'antitrust. Io non ho avuto il piacere e l'onore di lavorare direttamente insieme al professor Tesauro e penso che dalle parole di Rita Ciccone ieri, quella che ha lavorato di più, e di tutti gli altri che sono intervenuti ieri, si capisce. È emerso chiaramente come per tutti sia stato veramente un onore lavorare con lui. Io iniziai una frequentazione più assidua di Giuseppe Tesauro quando, da allora, giovane consigliere di Stato, entrai a far parte in quella che lui definiva il popolo della concorrenza, dell'antitrust, cioè quella comunità scientifica fatta di giuristi, economisti, che forse meglio interpretava il concetto di law and economics, in cui ci si confrontava, si dibatteva, si discuteva molto animatamente delle questioni antitrust. E fui subito sorpreso dalla disponibilità al dialogo, al confronto di Betti Tesauro, anche in senso critico rispetto all'operato dell'autorità che guidava, come ha ricordato ora il Presidente Berruti. Io ricordo all'inizio anni 2000 un convegno di Treviso in cui ci fu un animato dibattito scatenato da un mio intervento con cui criticavo l'allora orientamento dominante della giurisprudenza amministrativa che negava la legittimazione a impugnare i provvedimenti negativi dell'antitrust e le archiviazioni. Insorse subito l'amico Francesco Sclapani, allora direttore giuridico dell'antitrust, che vedeva a rischio la giurisprudenza granitica che come avvocato dello Stato aveva contribuito a costruire e che sbarrava la strada alle contestazioni in materia antitrust. Giuseppe Tesauro, che presiedeva quella seduta, a un certo punto intervenne e dopo una breve pausa che lasciò tutto un po' in sospeso tutto l'auditorio, disse che forse avevo ragione io, lo stesso Scafari subito si mise le mani nei capelli, un po' di più al tempo, e cercava di interrompere quell'esternazione del suo presidente dell'antitrust. Io, tornato in Consiglio di Stato, forte di questo sostegno, alla prima udienza riuscì a convincere il collegio a modificare quell'orientamento e l'argomento che utilizzai, ma anche Tesauro mi ha dato ragione, e riuscì a convincere il presidente Schinai, allora passato in Consiglio di Stato, che come presidente del Stato del Lazio aveva contribuito a creare quell'orientamento. Il presidente Schinai è scomparso qualche giorno fa e vorrei ricordare
anche lui in questo momento, perché anche lui ha fatto parte di quella comunità davanti per altri. Ribaltare quell'orientamento fu giusto, non perché l'autorità di Tesauro avesse bisogno di un controllo sulle archiviazioni, era un'autorità interventiva, ma perché, come poi accadde, la possibilità di impugnare avrebbe, se non messo a riparo, ma costituito una garanzia da gestioni delle autorità un po' meno interventiste. E in questi casi la possibilità di una tutela giurisdizionale è un bilanciamento del sistema che faccia sì che quel potere gestito dall'autorità abbia minori rischi di trasformarsi in arbitrio. Questo Tesauro lo aveva capito e sposò una tesi che non gli faceva comodo in quel momento, ma che poteva giovare in futuro alla sua autorità. Questa onestà intellettuale che ha accompagnato in tutte le fasi della carriera, noi abbiamo, l'organizzatore del convegno l'hanno divisa in sessioni, ma forse è una carriera che non si presta a essere così suddivisa in compartimenti stagni, perché io vedo proprio un percorso di continuità rispetto a alcune idee, o meglio alcuni ideali, che hanno visto in primo piano l'Europa, la tutela dei diritti, come stavo ricordando ieri, e anche la concorrenza. Giuseppe Tesauro non uscì mai da quello che lui definiva il popolo della concorrenza e non ne uscirà neanche dopo la sua scomparsa, come stiamo dimostrando oggi. Lui prese la guida dell'autorità dopo Giuliano Amato, una grande responsabilità, ma la vera affermazione in campo internazionale, l'autorità, avvenne proprio sotto la sua presidenza. E il fatto di essere un grande esperto di diritto europeo, un convinto europeista, lo agevolò nel portare quella giovane autorità italiana sui binari della tradizione comunitaria. In fondo la legge 287 era stata fatta a immagine e somiglianza della normativa europea, e questo Tesauro diceva sempre: abbiamo il bagaglio di una legge appena nata, ma che c'è il bagaglio di una giurisprudenza che lui aveva contribuito a costruire e che lui dominava. Questo fu uno degli elementi del successo. I grandi casi antitrust iniziano sotto la sua guida e arrivarono anche alla fase giurisdizionale. Io ho 10 anni in sesta sezione, fui sensore di molte delle sentenze antitrust. E a differenza di Amato, che aveva una visione parasgiurisdizionale d'autorità, Tesauro sosteneva che serviva un controllo pieno ed effettivo da parte del giudice amministrativo, un controllo che consentisse all'autorità anche di andare a testare i limiti. Molte furono le istruttorie chiuse durante la sua presidenza, e io al caso dei carburanti vorrei ricordarlo insieme a quello delle assicurazioni, Recillog. Ebbero esito diverso in sede giurisdizionale. Il primo, come sta ricordato, fu annullato. Posso dirlo forse a distanza di anni, non senza tensioni nel collegio. Posso dire anche che io non fui mai convinto fino in fondo di quell'annullamento, non era la mia sentenza. Fu confermato il secondo nella sostanza con una mia sentenza. La sentenza io porto ricordo quando il presidente Schinaia mi chiamò e mi disse che mi avrebbe esonerato in udienza perché mi dava il caso assicurazioni. Io ho detto: beh, ti conviene, però forse ingenuo. Mi accompagnò il commesso in una stanza, una grande stanza del Consiglio di Stato, e c'era un tavolo con una trentina di file di fascicoli alti quasi come me, e capì subito che avevo preso una fregatura. Ma quel caso mi fece ancora più appassionare alla materia antitrust. Tesauro, come stavo ricordato, accolse entrambe le decisioni con quella onestà intellettuale che ho cercato di descrivere. Lui, senza mai una polemica, lui tanto difendeva l'indipendenza della sua autorità da ogni potere, tanto era rispettoso del ruolo e dell'indipendenza della magistratura. Quando la nostra conoscenza si intensificò, mai mi parlò di una causa in corso, ma era sempre pronto a commentare una volta chiusi i giudizi, dicendo: sì, forse quella volta avevamo sbagliato. Commentare anche in senso critico. Quando poi divenne giudice costituzionale e io arrivai all'antitrust come segretario generale qualche anno dopo, ogni tanto lo andavo a trovare in corte e lui mi chiedeva, si informava dei casi, anche dei funzionari dirigenti che ancora sentiva come suoi. I discorsi con lui sulla concorrenza si intrecciavano sempre con quelli sull'Europa. Una volta, quando ero in corte, mi chiamò e mi disse: lo devo aiutare, ma non potrò mai aiutarlo. E lui voleva organizzare in Corte Costituzionale un convegno per dimostrare l'inadeguatezza dell'allora orientamento della Corte Costituzionale, che precludeva il rinvio pregiudiziale alla Corte. Ovviamente le sue parole io non ho, non,
cioè, con l'ironia, le sue parole furono un po' più colorite nel descrivere l'inadeguatezza di quell'orientamento, il fatto che non si riusciva a far capire le tesi. Venne organizzato quel convegno, mi assegnò una relazione sul tema insieme alla professoressa Marta Cattabia, e poco dopo la Corte mutò orientamento, venne fatto il primo rinvio. Anche una ancora una volta aveva avuto ragione lui, era stato precursore nei tempi. E il professor Pizzano ieri ha ricordato Taricco 2. Io penso che la composizione delle posizioni in Taricco 2 c'è stata proprio perché c'è stato il dialogo tra le corti grazie al rinvio pregiudiziale. La dimensione europeista internazionale di Tesauro si riflesse sulla giovane autorità. Napoli ebbe l'onore di ospitare nel 2001 il primo convegno dell'ICN, dell'International Competition Network, che poi si è sviluppato e ha ogni anno il suo convegno annuale in tutto il mondo. E successivamente io mantenni questa frequentazione. Quando arrivato a Palazzo Chigi come segretario generale, lo chiamai per chiedergli di presiedere la commissione che doveva valutare il curriculum dei candidati per la posizione di giudice italiano della CEDU. Rispose con una voce già un po' sofferente, già si faceva aiutare un po' con l'ossigeno, e mi disse: non sto bene, ma io questa cosa la faccio volentieri. La fece non solo volentieri, ma con grande impegno, in modo imparziale, indipendente dalla politica, resistendo anche a pressioni politiche, e consegnò poi una terna di nomi, nella quale poi in sede europea venne scelto il nome di Raffaele Sabato, che è qui con noi oggi. Io concludo ricordando le parole di Giuseppe Tesauro al momento in cui salutò l'autorità antitrust che lasciava dopo il suo mandato. Mi sia consentito di aggiungere, sto leggendo le sue parole, che nel mentre mi appresto a lasciare questa istituzione mi rendo conto di aver vissuto senza soluzione di continuità il passaggio dalla Corte di Giustizia Comunitaria all'autorità, e non solo per l'obbligo di conformità all'approccio nazionale alla giurisprudenza comunitaria. L'approfondimento di ogni questione, fino anche nei dettagli, la consapevolezza di prestare un servizio e di non esercitare alcun potere, la condizione di indipendenza intesa e soprattutto come pieno e assoluto rispetto delle regole. Sono tutti elementi che accomunano le due esperienze. Non può essere dimenticato che proprio l'Europa, in particolare spinta iniziale alcuni processi di liberalizzazione, aveva avuto tanta parte nella diffusione in Italia di una seppur insufficiente cultura della concorrenza. Cultura che questa autorità ha cercato e cerca di consolidare. Io penso che queste parole pronunciate diversi anni fa siano particolarmente attuali, e che se nel nostro paese coloro che hanno responsabilità sapessero tutti avere questo concetto di indipendenza come rispetto delle regole e questa consapevolezza di prestare un servizio e di non esercitare un potere, il nostro paese sarebbe certamente un paese migliore. Ma proprio ricordando esempi come quello di Betty Tesauro nasce la speranza che questo paese possa davvero diventare migliore, possa innovarsi grazie non solo alla concorrenza. E per questi insegnamenti etici, prima ancora che giuridici, non potremo mai ringraziare abbastanza Betty Tesauro. Io ringrazio per aver avuto oggi la possibilità di ricordarlo. Grazie. Grazie, Presidente. E grazie per aver sottolineato. Collegamento fra diritto dell'Unione Europea e autorità garante della concorrenza, perché le due cose si tengono. È vero, il fatto che arrivasse all'epoca il professor Tesauro come presidente dell'autorità garante, proveniente da un'esperienza di diritto europeo, era determinante per far evolvere la coscienza giuridica e l'esperienza concreta dell'autorità garante nella direzione che poi ha mantenuto successivamente, sia pure con minore capacità innovativa. Quindi devo dire, questo è anche un riconoscimento indiretto al diritto dell'Unione Europea, che per anni è stato completamente ignorato e se ne parlava solamente quando c'era l'elezione del Parlamento Europeo, dove si faceva un po' di pubblicità, altrimenti era ignorato e considerato una cosa un po' strana, come gli studiosi che la curavano. Bene, grazie. Adesso la parola va all'avvocato Sclafani, che ricordo
essere avvocato dello Stato, ma era avvocato dell'autorità garante, ho visto quella veste. Grazie, grazie molto professore, grazie davvero per questo invito. Devo dire quanti ricordi, quanti spunti che sono venuti, vabbè, a parte da ieri che è stata una giornata particolarmente intensa che io ho seguito da remoto, ma anche dagli interventi di oggi. Parto subito, superando anche la scaletta del mio intervento, da questi ricordi. Ricordo benissimo i due casi che sono stati citati, dove ho partecipato, ma non vorrei... Non so se la memoria mi tradisce, ma ci fu un caso Petrolieri, che probabilmente risale alla presidenza Amato, in cui il Consiglio di Stato annullò l'intesa perché le persone fisiche partecipanti agli incontri non avevano la procura. Quindi stiamo parlando di preistoria, stiamo parlando di un periodo in cui la cultura della concorrenza non era ancora arrivata. E se non ricordo male, in una successiva sentenza fu Roberto Chieppa, portatore già all'epoca della cultura della concorrenza, prima di entrare in antitrust, che in una pronuncia del Consiglio di Stato dichiarò di discostarsi da quella sentenza e lo fece con un'espressione molto forte, adesso non ricordo esattamente le parole, ma rara quando il Consiglio di Stato sconfessa se stesso, è difficile che usa espressioni di questo tipo. Non sapevo che fu Roberto Chieppa, con l'aiuto di Tesauro, a convincere Schinaia a rimangiarsi quella giurisprudenza che con tanta fatica io, facendo l'avvocato, avevo cercato di, ero riuscito ad ottenere. Comunque, prima di passare ai ricordi, io ho un dovere istituzionale, perché sono qui anche in rappresentanza dell'avvocatura dello Stato, a cui Giuseppe Tesauro era molto legato e lo era per diverse ragioni. Per le tante occasioni professionali in cui si è incrociato con gli avvocati dello Stato, e qui mi piace ricordare Pier Giorgio Ferri e Ivo Braguglia, che brillano gli occhi, a lui molto legati, e si è incrociato con noi non solo come avvocato generale ma a Lussemburgo, ma anche come presidente dell'antitrust, quando siamo stati suoi avvocati, abbiamo condiviso con lui gioie e dolori del contesto. In secondo luogo perché lui ha sempre avuto un rapporto molto affettuoso di stima ed amicizia con Gabriella Palmieri Sandulli, che oggi è avvocato generale, napoletana doc come lui, che ci teneva moltissimo ad essere presente, purtroppo non le è stato possibile, mi ha pregato di porgere le sue scuse e testimoniare la sua affettuosa partecipazione al ricordo di Pepe. Infine, perché in avvocatura c'è una parte importante della sua vita che è rappresentata da sua figlia Luciana, e mi ricordo che quando Luciana superò il concorso mi disse con gli occhi lucidi di un padre orgoglioso: lei è come me, le piace studiare. Io però sono qui anche perché ho avuto un forte legame personale con lui, un legame professionale che mi ha dato moltissimo, è stato veramente un maestro impareggiabile, ma anche un legame umano che mi ha dato ancora di più e che negli ultimi anni si era arricchito, perché mi aveva inaspettatamente per me fatto il dono di una certa confidenza, e questo mi ha consentito di apprezzarlo soprattutto come uomo, per il suo stile unico e per la sua intelligenza emotiva straordinaria. Lui è stato senza dubbio un grande presidente dell'antitrust, era molto timoroso all'inizio perché ereditare l'antitrust di Amato appunto non era facile. E è stato un grande presidente dell'antitrust per molte ragioni. Io metterei al primo posto per l'impegno con cui si è dedicato a questa missione, stava in ufficio praticamente sempre e conosceva i fascicoli nei minimi dettagli. In secondo luogo, questa è ovvio, per la sua vastissima cultura accademica internazionale. In terzo luogo, per il suo senso istituzionale davvero straordinario. Questa era una sua peculiarità molto evidente che tutti gli hanno sempre riconosciuto. Per la sua sensibilità di avvocato, che gli consentiva di cogliere subito il punto di ogni questione e di affrontare i casi sempre con quella concretezza che lo portava lontano dalle disquisizioni inutilmente teoriche e anche per, aggiungerei, per quella sua passione tutta napoletana che metteva nell'affrontare.
Ma io devo aggiungere che è stato un grande presidente dell'antitrust anche perché sapeva scegliere i suoi collaboratori. E la scelta di Rita Ciccone come capo di gabinetto prima e segretario generale poi è stata determinante per il successo della sua presidenza. Con lei condivideva, non senza contrasti, contrasti però molto proficui, molto importanti, lui non amava assolutamente i Yes Men, condivideva con lei ogni riflessione ed ogni approfondimento e lei ha avuto un ruolo essenziale nelle decisioni più rilevanti. Ma ciò che ha caratterizzato di più la sua presidenza è quella di aver saputo usare sapientemente la leva comunitaria, come dimostrano molti provvedimenti a sua firma e come dimostra soprattutto il caso più emblematico, il caso CIP, un caso di minima importanza, e se non ricordo male anche lì dietro ci fu un ruolo determinante di Rita Ciccone, in cui lui è riuscito a sfruttare un caso assolutamente di minima importanza sul quale lui ha costruito un rinvio pregiudiziale che ha portato ad una delle più importanti pronunce della Corte di Giustizia. Io ho avuto la fortuna di trascorrere 6 anni sotto la sua presidenza, prima in via Liguria e poi a Piazza Verdi, e quando venivo chiamato in collegio su un caso delicato, per me era come affrontare un esame. Lui conosceva il fascicolo alla perfezione, sapeva ascoltare tutti, ma se commettevi un errore non la passavi liscia, te lo faceva notare, ma sempre con quella sua simpatica bonomia napoletana. Ed il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, il tavolo del Consiglio era pieno di zeccole che lui portava da Napoli e offriva a tutti. E a me, che mi costringeva in qualche modo a discutere il caso con la crema delle zeccole che mi usciva dalla bocca. Lui aveva una grande considerazione per il lavoro degli uffici, con i quali è sempre riuscito a fare squadra. E ricordo ancora con commozione la lunghissima standing ovation che tutto il personale dell'autorità gli ha dedicato il giorno del suo commiato. Fu un momento davvero commovente, se non ricordo male, qualcuno provò ad intonare un inno calcistico, Tesauro, uno di noi. Credo che questo sia il massimo per un presidente che lascia l'istituto. Aveva poi anche un grande rispetto per la collegialità ed era molto abile nel portare il collegio verso le sue posizioni. Lo faceva sempre camminando intorno, non si fermava mai, camminando intorno a quell'enorme tavolo del Consiglio, ma aveva anche la capacità di fare un passo indietro quando era necessario. Io ho saputo della sua scomparsa un minuto prima di entrare in aula di udienza alla Corte Costituzionale e quindi ho dovuto fare la sua commemorazione dopo il presidente Coraggio. Non è stato facile assolutamente per me vincere la commozione e certamente non sono riuscito a fare un discorso alla sua altezza, avrebbe meritato senz'altro ben altro oratore, però vi confesso che per me è stato un grande onore e mi piace pensare che sia stato un po'. Quindi oggi per me è davvero una grande emozione essere qui a ricordarlo e lo è per tante ragioni che si possono sintetizzare in 3 parole. Gli volevo bene. Gli volevo bene e il mio rimorso è grande, è quello di non averglielo dimostrato abbastanza. Scusatemi per questa mozione degli affetti, ma non posso fare a meno, e del resto non solo l'unico, ricordare, non posso prescindere dal tesauro uomo, che oltre ad essere il suo profilo più interessante, è la chiave di tutti i suoi successi, i successi della sua ricchissima e poliedrica vita professionale che stiamo qui celebrando. Dopo la sua morte ho letto molte frasi su di lui, ma ce n'è una che secondo me lo rappresenta a pennello. La frase è questa: è stato l'esempio di come una persona possa assumere, esercitare e lasciare gli incarichi pubblici, ricordandosi in ogni momento che solo se si è soprattutto uomini si può rendere un servizio all'umanità di cui si fa parte. La frase è di Bartolo Scandizzo, un giornalista napoletano che lo apprezzava molto e lo conosceva molto bene. Ed è proprio questa sua spontanea e profonda umanità che lo rendeva così amabile, e questo probabilmente è l'aggettivo che più gli si addice,
e che faceva il suo sorriso, del suo sorriso sotto i baffi, il suo migliore biglietto da visita. Io l'ho conosciuto quando era stato appena nominato presidente dell'antitrust ed era ancora sconosciuto al grande pubblico, non l'avevo mai visto. Mi diede appuntamento in un bar di via Veneto. Io gli dissi: ma professore, io come la riconosco? Non c'è problema, è facile riconoscermi, sono l'unico ad andare in giro con i capelli bianchi e i baffi neri, e già questo me lo rese simpatico. Quello che voglio ricordare di lui come presidente dell'antitrust, con la U, come lui usava dire per prendere le distanze da quell'uso snobbistico ed eccessivo degli anglicismi che lui non sopportava, e il suo pensiero, che è stato già ricordato da Roberto Pieppa, sul rapporto tra la funzione antitrust e la funzione giurisdizionale, un pensiero che risentiva senz'altro della sua esperienza come avvocato generale e della sua, del suo impegno per l'effettività nella tutela dei diritti. Eravamo agli albori della legge 287 del 90, uscivano le prime sentenze, io avevo appena cominciato a occuparmi un po' di concorrenza con Ivo Braguglia. Avevo bisogno di conquistare la sua stima e gli portai come un trofeo, davanti a un piatto di spaghetti, quella giurisprudenza che ricordava Roberto Pieppa, quella giurisprudenza che avevo contribuito a determinare, che negava la possibilità di ricorrere al giudice in caso di provvedimento. Lui mi fece parlare, mi guardò sornione, si lisciò i baffi, diede un'occhiata a Rita Cercone e mi gelò. Mi disse: questa giurisprudenza non mi piace, perché io non voglio sottrarmi al controllo del giudice, nemmeno, anzi soprattutto, quando decido di non esercitare il mio potere. Quindi io lo sapevo benissimo, prima ancora del convegno di Treviso, qual era la sua posizione. E in questa frase c'è tutta la sua sensibilità istituzionale, tutta la sua sensibilità sull'importanza del sindacato del giudice ed anche la sua lungimiranza. Perché questa giurisprudenza durò ben poco, perché ormai è da diversi anni, come sappiamo, che è pacificamente ammessa l'impugnazione dei cosiddetti provvedimenti limitativi. È stato ricordato che in quel periodo imperversava il dibattito sulla cosiddetta funzione paragiurisdizionale dell'antitrust, che poi si traduceva in sostanza sulla possibilità di riconoscere all'antitrust uno statuto speciale che gli consentisse di essere protetta da un sindacato troppo incisivo. Tesauro fu sempre contrario a questa teoria. Lui non si sentiva affatto un giudice del mercato, cioè portatore di un interesse super parte. Si sentiva portatore di un interesse pubblico, ma di parte, come un qualunque civil servant che esercita una funzione amministrativa e che la difende nel contraddittorio davanti a sé. E questa sua posizione era simile a quella di Monti, che da commissario alla concorrenza accettava gli annullamenti del giudice comunitario con fair play, dicendo che non c'è da scandalizzarsi se un provvedimento della commissione o dell'autorità antitrust viene annullato, perché le istituzioni hanno il dovere di testare i propri limiti di intervento. Ed anche qui Tesauro fu lungimirante, perché come sappiamo la teoria paragiurisdizionale fu smentita dalla Cassazione nel 2002 con una sentenza con relatore un certo Giuseppe Maria Berruti, e rispecchiando in pieno il suo pensiero, una sentenza che non è stata ovviamente mai smentita, anzi confermata, e sentenza che affermò che l'imparzialità e l'indipendenza delle autorità di garanzia non va confusa con la posizione di terzietà del giudice, benché imparziali e indipendenti sono sempre portatrici di un interesse pubblico ma di parte, mentre la terzietà del giudice è caratterizzata dal suo distacco, dal suo essere altro rispetto agli interessi. Il nostro ordinamento non conosce un terzo genus tra amministrazione e giurisdizione, e la mera attribuzione di poteri decisori e la previsione di un procedimento speciale con un alto tasso del contraddittorio, che è sostanzialmente un processo, non basta per configurare un giudice speciale, perché è giudice soltanto colui che può emettere una decisione suscettibile di assumere la forza del giudicato. Questa in succo l'orientamento della Cassazione. Sta di fatto però che questa pronuncia non ha impedito all'autorità, diversi anni dopo la presidenza Tesauro, di sollevare una questione di legittimità costituzionale, rivendicando
proprio quella teoria paragiurisdizionale. E la Corte Costituzionale ha confermato nel 2019 l'orientamento della Cassazione, negando all'antitrust la legittimazione a sollevare questo. Tesauro, quando parlava del giudice, diceva che le autorità indipendenti non hanno titolo per reclamare uno statuto speciale che le possa mettere al riparo da una giurisdizione troppo invasiva, e lo diceva per molte ragioni. Perché indipendenza, mi ricordo lui usava proprio queste parole, indipendenza significa distanza e autonomia dal governo e quindi dalla politica, ma non significa distanza dal giudice e quindi irresponsabilità. Non ci sono zone franche rispetto al controllo del giudice, perché la magistratura, lui sottolineava, è l'unico potere che ha sempre l'ultima parola. Poi aggiungeva, perché il sindacato giurisdizionale è l'unico controllo sulle autorità indipendenti, quindi non v'è motivo di limitarlo, anzi deve essere salvaguardato e deve essere un controllo il più possibile pieno, compatibile con la separazione dei poteri. Inoltre, perché il giudice è chiamato a giudicare un prodotto dell'azione amministrativa, non giudica l'antitrust, giudica il provvedimento. Ci sono provvedimenti fatti bene e provvedimenti fatti male. Il compito dell'antitrust, come di qualunque pubblica amministrazione, è di farli bene. Quindi lo statuto speciale bisogna guadagnarselo sul campo, lui sottolinea. Infine, perché il sindacato giurisdizionale rafforza la funzione antitrust ed è un fattore di legittimazione. Lui insisteva molto su questo punto, diceva: il controllo del giudice mi serve per fare bene. Quel che mi aspetto dal giudice è che mi indichi la strada, non importa se è un'autostrada o un sentiero di montagna, purché lo faccia con orientamenti chiari e stabili. Poi ci penso io. Per queste ragioni, quando fu chiamato in audizione parlamentare nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulla riforma delle autorità amministrative indipendenti, fu l'unico presidente a dichiararsi contrario alla proposta di limitare il sindacato del giudice amministrativo sull'eccesso di potere, al palese errore di apprezzamento e alla manifesta illogicità e di ridurre il processo ad un solo grado di giudizio. Lui diceva che il sindacato sull'eccesso di potere è il risultato, e in quell'occasione lo sottolineò, è il risultato di una giurisprudenza ultrasecolare che ormai fa parte del DNA del giudice amministrativo. E questa giurisprudenza non può essere modificata neanche con un intervento legislativo. Quindi la pienezza del sindacato sull'eccesso di potere, con tutte le sue figure sintomatiche affinate in una prassi giurisprudenziale ultracentenaria, lui diceva, è ancora oggi uno strumento indispensabile e al tempo stesso sufficiente per individuare, come lo chiamava lui, il punto di giustizia nel conflitto tra la libertà di impresa e l'interesse pubblico alla concorrenza. Interesse che non a caso la legge ha riservato alla cura di un'autorità indipendente, dove però la parola riservato sta a sottolineare che il merito, solo il merito delle scelte tecniche è oggetto di una riserva di potere, mentre la parola indipendente significa solo che agisce in posizione di autonomia del governo senza nessuna esenzione neanche parziale dal sindacato. A me sembra, e concludo, che questa visione della giustizia da parte di chi in quel ruolo aveva tutto l'interesse a limitare gli annullamenti delle sue decisioni sia fortemente emblematica dello straordinario senso istituzionale di Giuseppe Tesauro, quel senso istituzionale, per riprendere un'espressione che ho sentito ieri da parte di Rita Ciccone, che gli faceva seguire il gregge solo quando andava nella direzione che lui riteneva giusta. Grazie. E grazie all'avvocato Sfratani che ha confermato le qualità che avevo visto esprimere quando lo vidi in Consiglio di Stato. E complimenti per aver riconosciuto il carattere effettivamente istituzionale, in quella ma anche in altre occasioni. Egli ha sempre tenuto fermo l'interesse generale rispetto a quelli particolari dei quali si tentava di renderlo espressione.
adesso abbiamo finito non la prima parte della sessione, ma la prima tranche della prima sessione, perché dobbiamo cambiare il parterre per sentire le ultime due relazioni. Allora possono parlare lì? Va bene. E adesso io ho iscritto l'avvocato Todino. Chiedo scusa, allora, avvocato Scarpa, prego. Il segretario generale, tra l'altro, dell'autorità garante, quindi persona particolarmente qualificata. Grazie, professor Tano. Ringrazio gli organizzatori per questo splendido omaggio a un grande giurista, a un grande civil servant e un grande uomo, professor Tesauro. Sono qui anche per portare la testimonianza e il saluto del presidente dell'Antitrust, Roberto Ciccelli, del collegio professor Ainis e della professoressa Iossa. Ma sono qui anche e soprattutto a titolo personale, perché ho avuto il privilegio di vivere in prima linea quella presidenza Tesauro. Facevo parte di un gruppo di giovani dirigenti che furono appunto posti in prima linea nella prima riorganizzazione degli uffici che fece il presidente Tesauro dopo un breve periodo di studio. Appena arrivato all'autorità, decise in qualche modo di affidarsi ai giovani, come si fa spesso in una squadra di calcio, lo sport che lui tanto amava. E quindi sostanzialmente abbiamo vissuto la presidenza antitrust del professor Tesauro con i suoi insegnamenti tranquilli ma molto determinati. Lui ci diceva: avete 40 anni di giurisprudenza europea, quindi leggetevela, studiate, abbiate in qualche modo in considerazione le prerogative delle parti, però lanciatevi, non abbiate paura, fate i grandi casi. E così fu. Fu la stagione, appunto, la prima grande stagione dell'antitrust, perché, come è stato detto, il testimone era raccolto dalla presidenza Amato, che fu un presidente che, come amava dire, aveva predicato in terra di infedeli, per significare come l'antitrust in Italia era un innesto veramente complicato, no? in un assetto corporativo che veniva da secoli di protezione economica dal punto di vista anche teorico. Però appunto il presidente Amato aveva consolidato dal punto di vista politico l'autorità, e la presidenza Tesauro fu una presidenza invece proprio di lancio dell'istituzione. E appunto come è stato ricordato, le grandi istruttorie ne sono state il racconto, l'epopea da questo punto di vista. Ma dal punto di vista interno era interessante la dinamica con cui venivano anche create queste grandi istruttorie, perché appunto il professor Tesauro seguiva pur con la normale e rituale separazione tra attività istruttoria e attività del collegio che decideva, è stata una stagione di grande dialogo tra gli uffici e il collegio. Dialogo anche aspro spesso, perché lui amava la discussione, anche aspra. Aveva sicuramente un'idea importante, lui in ogni caso, è stato detto, stava dalla mattina alla sera sui fascicoli, perché veramente li sentiva, gli piaceva studiare le carte, però voleva capire gli argomenti degli uffici anche quando aveva un'idea diversa, e quindi ne scaturivano discussioni anche in collegio molto lunghe, molto complicate, in cui lui però aveva a un certo punto anche quasi il piacere di dire: forse stavolta c'ha ragione l'ufficio. Quindi, come dire, era una discussione sempre con un'apertura possibile. Noi uscivamo sfiniti da questo tipo di confronti,
però ecco, devo dire che è stato un momento di grandissima crescita per tutta quella generazione di dirigenti. Io lasciai l'autorità antitrust un mese dopo l'uscita di Tesauro, ebbi altri incarichi, probabilmente grazie molto anche all'esperienza fatta sul campo col professor Tesauro, poi dopo capo di gabinetto dell'autorità delle comunicazioni, segretario generale della Consob. Da poco sono rientrato in antitrust, sono segretario generale, e quelle ali che ci aveva chiesto di aprire le ho trovate ancora molto salde, molto ben aperte, e questo grazie a un grande napoletano, a un grande italiano, a un grande europeo, a un cittadino del mondo che appunto non a caso 20 anni fa qui a Castel dell'Ovo, qui a Napoli a Castel dell'Ovo, inaugurò inventandosi questa International Competition Network, che proiettò l'autorità italiana in un contesto internazionale trovando ecco una collocazione nel mondo, così come lui era un cittadino del mondo, anche alla sua autorità. Grazie. Grazie Presidente Stanzi, e mi scuso ancora per non averla chiamata, e complimenti per il ricordo che ha fatto del professor Tesauro, che certamente avrà contribuito alla sua formazione e alla sua carriera. E ora passiamo la parola all'avvocato Tolino, che ha lavorato con il professor Tesauro. Grazie professore. Innanzitutto vorrei esprimere un sincero ringraziamento al professor Tizzano e a tutto il comitato organizzatore, Chiamici, Fabio Ferraro, Alberto Martoiani, Patrizia De Pasquale, per questo bellissimo evento e per l'invito, di cui ovviamente sono sinceramente molto molto onorato. Io ho avuto il privilegio di lavorare con il presidente Tesauro in autorità garante per quasi tutto il suo settennato ed anche nel suo gabinetto per alcuni anni, più o meno fino al fine 2002-2003. Ma l'avevo conosciuto prima, qualche anno prima, nel 95, quando lui era avvocato generale. In effetti era l'avvocato generale, perché già nel 95 aveva quasi terminato il suo primo mandato e quindi aveva guadagnato una straordinaria reputazione che lo precedeva. Ed io ero un giovanissimo proprio agente, appena arrivato a Lussemburgo per lavorare al Dipartimento della Ricerca Giuridica. E dopo qualche mese mi si parò davanti, diciamo, un bivio epocale, almeno per me, che era quello di scegliere tra restare in corso di giustizia, eventualmente non aspirare, poi ci sta un giorno a un posto di referendario, in un gabinetto dell'avvocato generale, un altro giudice, oppure rientrare a Roma, dove avevo fatto una selezione all'autorità antitrust e avevo ricevuto un'offerta per andare a lavorare all'autorità garante. Quindi dopo molte esitazioni, io sono napoletano, però in effetti sono partito molto presto da Napoli, subito dopo l'università, quindi non avevo rapporti diciamo molto forti, no, con la grande accademia napoletana, e per cui presi coraggio e chiesi udienza. E in effetti ricevetti. E ricordo questo primo incontro con il presidente Tesauro, diciamo, ho questo ricordo vivido in cui vennero fuori un po' tutte quelle qualità, no? Quei tratti distintivi di cui si è parlato, e lo rendevano veramente una persona fuori dal comune, cioè, quella tua umanità, no? Quella tua capacità, quella grande disponibilità, quella capacità di mettersi a livello degli interlocutori, anche diciamo più giovani. Esordì così: professore, chi si ricorda bene, lo seguito si ricorda, no? Che lui aveva questa consuetudine di attribuire il titolo accademico a noi più giovani, che ovviamente non ce l'avevamo quel titolo, però era un modo così elegante, diciamo, di aprire, no, la conversazione, perché in effetti lo diceva un po' per nobilità, un po' anche per sminuire e ridere
no, del suo stesso titolo, quindi per un pochino mettersi su un piano di parità. E quindi lo trovai un modo straordinario, diciamo, cominciare la conversazione. E mi disse così: professore, ma anche tu vedo che sei di Firenze, nessuno è più. Dopodiché quindi svanì ovviamente tutta la mia ansia di parlare con questa celebrità e cominciamo questa conversazione molto calorosa, molto informale, amichevole, dove lui mi disse subito: no, ma tu devi andare subito, vai all'autorità garante, come ti farebbe niente. E poi c'è il professor Amato, che è uno statista, devi andarci. E in effetti lui, un'altra sua grande qualità che poi verrà fuori, era quella proprio di avere un grande intuito per le cose, no? Le vedeva prima e le esercitava molto bene. E di quel consiglio gli sarò sempre grato, perché in effetti ho avuto il privilegio poi, trasferendomi dopo pochi mesi all'autorità antitrust, di vivere quello che secondo me, con tutto il rispetto delle altre epoche dell'autorità che io poi non ho vissuto, però secondo me quella che è stata poi l'epoca d'oro dell'autorità garante. E molto è già stato detto, però quando io arrivai nel 95, no, da Roberto, e tantissimi interventi, Roberto, Francesco, quando arrivai nel 95, in effetti l'autorità era un'istituzione molto giovane, era nata nel 90, ed era in grande fermento. Quindi c'era una cucina di talenti, tanti giovani, molto entusiasmo, no? Molto dinamica, tantissime competenze, e sotto in effetti la conduzione autorevolissima del presidente Amato, che ha fatto questa grande esperienza politica e che aveva capito sostanzialmente che in quel vuoto politico di quegli anni c'era comunque un rischio, e cioè che se l'autorità prendeva troppo spazio, no? E somministrava una cura da cavallo al paese, che pure se la meritava, forse la merita ancora oggi, antitrust, in effetti ci poteva essere la crisi di rigetto. E quindi in effetti consigliava prudenza e gestiva la macchina dell'autorità in maniera molto autorevole, ma anche molto prudente, cercando di farla crescere senza assumere provvedimenti, no, molto rigorosi, senza, diciamo, irrogare sanzioni roboanti all'epoca, però con uno, diciamo, figlio, esatto, con l'amore al suo agent, con un figlio molto educativo, no? Si facevano dibattiti, simposi, si invitavano le aziende, si spiegavano le regole dell'antitrust. E in quegli anni, praticamente in quei 2 o 3 anni, l'autorità si fortificò, ampliò, no, l'organico, diede responsabilità a questi giovani dirigenti ed era, in effetti, si preparò per un salto di qualità. Salto che poi avvenne, in effetti, alla fine del 97, quando il presidente Amato lasciò l'autorità e arrivò il presidente Tesauro. E fu in effetti un pochino come se fosse l'allineamento dei pianeti, perché arrivò la persona giusta nel posto giusto al momento giusto. Perché in effetti Tesauro portò le sue grandi doti di leadership, perché lui aveva questa grande, no, questo grande carisma, la sua indipendenza e l'integrità, che era un valore molto importante, perché in effetti lo rendevano un pochino impermeabile, no? Alle pressioni politiche che comunque erano forti, la grande competenza con l'ancoraggio comunitario e quindi portò, diciamo, il mix perfetto di competenze per far decollare l'autorità. State non l'inferno, perché in effetti le istruttorie esplosero. Io sono andato a guardare le statistiche di quel settennato, ho fatto un medione proprio così molto spannometrico. E noi parliamo in quegli anni più o meno di una cinquantina di indagine tra preistruttori e istruttorie per intese e 15-20 indagini per abuso di posizione dominante. Quindi parlo solo dell'antitrust, non sto parlando della concentrazione, la pubblicità ingannevole, no? Tutte le altre competenze c'erano alle cose. Di cui poi, diciamo, andando a contare solo le istruttorie, ce ne ritroviamo 10-15 per le intese e 4-5 per gli abusi, cioè con numeri strabilianti, numeri imbattibili, non solo per la nostra autorità oggi, ma diciamo un po' per tutte le autorità di concorrenza. Tant'è vero che l'autorità guadagnò in pochissimo tempo una grandissima reputazione e scalò, diciamo, le vette delle classifiche delle autorità internazionali, no, di concorrenza, in quella famosa classifica dell'OCSE, che praticamente valuta i regolatori, le autorità di vigilanza, e poi l'autorità garante, che aveva a quel punto
8 anni, 9 anni di vita, in vetta alle classifiche insieme all'Unione Europea, all'US Federal Trade Commission, al Bundeskartell, che avevano 50 anni. Come dicevo, tutti i settori dell'economia, tutti quelli nebrati, come ricordato poi prima, furono sul tavolo dell'antitrust. I provvedimenti, non solo in termini quantitativi, quindi numerici, ma anche qualitativi, di sanzioni aumentarono esponenzialmente. Il tutto, e questo diciamo il mio ricordo personale, perché è abbastanza straordinario, preservando un'armonia straordinaria all'interno, perché è vero che c'era una grande dialettica, lui era molto esigente, ma il tutto in un livello di civiltà e di armonia straordinario. E questo posso testimoniare anch'io venendo alle strutture, era amato tantissimo, aveva un sostegno interno straordinario. E nel gabinetto si riusciva a lavorare, malgrado appunto i standard estremamente elevanti ed esigenti, perché lui era uno staccanovista, arrivava prestissimo nel gabinetto e lavorava per ore e ore. E però io non ricordo di un momento in cui, diciamo, quella tensione, no, che poi c'era esterna, perché in effetti l'autorità era pure parte, ciò diventava un po' accerchiata, c'era anche la pressione politica, non ricordo di un momento in cui quella tensione si ribaltasse, diciamo, in maniera negativa, no, sugli uffici, sul gabinetto, sulle persone che lavoravano. E poi c'aveva queste doti, no, di semplicità, di chiarezza, cioè questa capacità di sintetizzare, ascoltava tutti, ascoltava a lungo, era un grande ascoltatore. Discutevamo la cartellina, ogni singolo caso della cartellina, in una riunione settimanale, per ore e ore, le sviscerava. E poi la stessa discussione l'aveva corrita, l'aveva con Guido Stazzi, che era direttore, e quindi, e col collegio, quindi diciamo arrivava veramente a un livello di conoscenza, e quindi c'aveva anche un punto, diciamo, del lavoro, del fatto che si arriva al risultato tramite la dedizione, e tutto poi sempre condito di questa sua grande vena, no, ironica, autoironica, molto molto partenopea, che rendeva le cose molto piacevoli. In conclusione, come già stato detto, no, ricordato, mi sembra, Roberto, a nome del popolo, di questo popolo della città, no, di cui lui parlava e di cui facciamo parte, in effetti direi che abbiamo un grande, grande debito di riconoscenza e non ce lo dimenticheremo mai. Grazie. Anche un debito di riconoscenza, anche perché una scuola che ha formato molti giovani che poi sono diventati avvocati un po' in tutto il mondo, e quella formazione l'avete avuta o direttamente in antitrust o attraverso l'esperienza dell'antitrust in maniera indiretta. Quindi è stata una scuola a tutto campo che ha formato molti giovani e ormai meno giovani valentissimi avvocati, tra cui Mario. Grazie Mario. E adesso Paolo Ziotti vuole esporsi. Paolo Ziotti, ex referendario del professor Tesauro a Lussemburgo, e anche lui uno degli avvocati usciti dalla scuola. Grazie, ringrazio ovviamente per l'invito, in quanto mi sono sentito obiettivamente anche onorato quando mi è stato proposto di venire a dare un piccolo contributo a queste giornate. Sarò sintetico, anche perché molte cose sono state già dette anche nella esperienza, diciamo, fatta col ruolo svolto da professor Tesauro come presidente dell'antitrust e ieri anche come avvocato generale. Ecco, quello, la prima cosa che volevo dire, dopo salvo un altro brevissimo diciamo appunto dell'esperienza personale avuta con Tesauro, è vero che, come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, la capacità di Tesauro di mettere a suo agio le persone con cui entravano in contatto e che poi lavoravano con lui, la capacità di ascolto è certamente una delle caratteristiche che hanno colpito subito anche me nel momento in cui ho avuto appunto i primi contatti al momento in cui sono andato a fare il referendario, poi dopo alla Corte di Giustizia. Ecco, quello che volevo dire, anche riagganciandomi ad alcune
a quanto detto dal presidente Chiappa prima e da chi mi ha preceduto, è che in effetti è difficile fare una scissione tra le diverse esperienze che Tesauro ha, diciamo, ruoli o funzioni che ha coperto, perché c'è in effetti questo fil rouge che lega un po' tutte le esperienze, che sono appunto l'europeismo di fondo che ha caratterizzato tutte le diverse esperienze e che sicuramente è stato fondamentale per il professor Tesauro, sia quando era presidente dell'antitrust, sia dopo come giudice costituzionale. Quindi questo quadro di fondo che attraversa tutta la diciamo la sua esperienza professionale, e anche questa continua attenzione alla tutela dei diritti, dei diritti degli individui nell'ambito di un contesto che non era solo nazionale ma che era sovranazionale. E ieri qualcuno parlava, diceva che la sua importanza era anche di capire come l'Europa non potesse essere vista come rappresentata anche dal volto arcigno del mercato. In realtà non è stato mai, neanche né per i trattati ma neanche per il professor Tesauro, l'aspetto concorrenziale come un concetto astratto. E riguardando anche alcuni suoi interventi, anche alcuni atti ufficiali, mi sembrava interessante quanto aveva detto il professor Tesauro nella relazione annuale del 99, sull'attività del 98, quindi era all'inizio della sua esperienza. E che diceva, se leggo, passaggio: un'illusione credere di poter individuare in via amministrativa l'equilibrio tra domanda e offerta, come se fosse noto o prevedibile l'insieme delle possibilità produttive, dei beni e servizi disponibili e delle esigenze dei consumatori. I tentativi da parte della regolazione di sostituirsi al mercato nel scegliere il numero degli operatori presenti, gli ambiti rispetto ai quali sono autorizzati a competere, producono gravi danni al sistema economico e alla fine ritardano la crescita del reddito, dell'occupazione e il benessere in fondo dei consumatori e di tutti i partecipanti al contesto economico. Ecco, questo credo che sia il quadro di fondo in cui si è mossa anche l'esperienza di Tesauro quando era presidente dell'antitrust. E la necessità di utilizzare anche tutti gli strumenti del diritto comunitario, per usare appunto l'espressione che lui amava, per rinnovare, per modernizzare anche l'Italia, diciamo, è stato questo una delle sue caratteristiche. Mi riallaccio utilizzando questi strumenti, soprattutto quel tesoro che era il rinvio pregiudiziale. Mi riferisco qua, è stata già evocata in precedenza, il caso CIF, nato da una intesa effettivamente di importanza minima e rilevante, diciamo, ma che è stato utilizzato come una leva per riuscire anche a scardinare, e qua mi riaggancio quanto diceva prima con il consigliere Berruti, una stratificazione di interpretazioni, di istituti, anche nella stessa giurisprudenza italiana, che frenavano e impedivano una reale integrazione tra il sistema comunitario e il sistema nazionale. In effetti, l'immaginare come è stato nella vicenda C, peraltro assolutamente anche in linea con quanto avveniva già a livello europeo e con quanto era stato affermato già dalla giurisprudenza europea, che l'autorità amministrativa potesse disapplicare un atto anche legislativo nazionale, da un certo punto di vista, dal punto di vista comunitario, era qualche cosa di acquisito, ma non lo era affatto
a livello nazionale. Tant'è vero che soprattutto nonostante una parte della dottrina, penso al professor Tizzano che faceva questi lavori, che era ovviamente condivideva questa posizione, non era affatto condivisa a livello più generale, non era affatto condivisa a livello diciamo della giurisprudenza. Quindi l'autorità nel caso CIF creò questa innovazione facendo un'applicazione congiunta dell'articolo allora 3, 10 e l'81 o 85 ancora all'epoca del caso CIF, e rilevando il contrasto tra la normativa italiana e la normativa europea, non solo ritenne l'intesa contraria, disapplicò, anzi, come premessa, visto che quel comportamento delle imprese trovava uno scudo nella normativa nazionale, e altro profilo importante, ovviamente ingiungendo alle imprese di cessare i comportamenti, in quanto successivi comportamenti avessero continuato a essere conformi a quella normativa, sarebbero stati sanzionati a norma del divieto di imprese. Venne impugnato dal consorzio questa decisione, si arrivò al rinvio pregiudiziale e poi dopo la Corte supportò pienamente la posizione dell'autorità. In tutta questa vicenda ci sono alcune diciamo elementi da tenere in considerazione. Innanzitutto fu il primo caso, il caso CIT, in cui il giudice amministrativo chiamato a sindacare una decisione dell'autorità operò il rinvio alla Corte di Giustizia. E anche fatto un po' spinto probabilmente anche da Tesauro, perché si arrivasse, tanto per avere diciamo una conferma europea della bontà di quell'approccio, e probabilmente anche per quella attenzione che aveva sempre avuto a un attento sindacato da parte del giudice di tutte le decisioni che venivano adottate. C'è anche in questo conferma questa sensibilità da parte di Tesauro di questo profilo del controllo da effettuare. Ecco, quindi utilizzando tutti questi strumenti, effettivamente sotto la sua presidenza ebbe uno slancio l'autorità. Teniamo presente che si era in un periodo anche un po' particolare, nel senso la legge, come è stato già ricordato, era stata da poco adottata. Le liberalizzazioni anche di tanti settori, penso telecomunicazioni, trasporto aereo, energia, eccetera, era semplicemente all'inizio, quindi c'era tutto qualcosa da costruire. E appunto vennero aperte degli istruttori in numero estremamente alto, come ricordava il collega Sodino prima, e cominciando a incidere anche attraverso lo strumento dell'antitrust, della normativa antitrust, per evitare soprattutto che una liberalizzazione si traducesse con la creazione, penso soprattutto ai settori liberalizzati, di posizioni dominanti da parte dell'incumbent che diventava un operatore sul mercato. Quindi questo è stato diciamo uno degli apporti più importanti. Terminare ecco su due cose. Un ricordo personale, diciamo, e per me l'impatto che ha avuto, non voglio ripetere tante cose sulla sua persona, sul suo approccio, che sono state già dette. Credo che uno degli insegnamenti degli anni trascorsi sia presso la Corte sia poi presso nel gabinetto quando era presidente sia stato, e questo si riaggancia a quello che era il suo modo di porsi sulle questioni, imparare ad essere semplice. È stato un insegnamento che mi è stato utile anche per la mia successiva
diciamo, attività di avvocato, imparare a rappresentare, a strutturare, era molto esigente Esaun, strutturare le tesi in maniera ordinata, ma soprattutto di strutturarle in maniera semplice e comprensibile. E questo credo che sia stato un insegnamento molto importante. E ricollegandomi anche a una cosa che diceva ieri Massimo Condinanti, sulla sua giurisprudenza, sulle ultime sue, anzi sulle prime conclusioni fatti, in cui Esauro un po' diciamo censurava l'atteggiamento della commissione per aver sostenuto in un caso riguardante il personale le censure di inammissibilità della commissione, dicendo in fondo sono defatigatorie, formalistiche, eccetera. Credo che anche questo sia stato un insegnamento importante, cioè la procedura, le regole sono importanti, ma quando queste sono anche sostanza, altrimenti come diciamo non vanno sollevate. Credo che almeno nella mia attività cerco sempre di farlo, il che non, appunto non era una scarsa sensibilità nei confronti della procedura dei diritti, anzi tutt'altro. Penso ad esempio che in fondo è stato tutta la presidenza Esauro per dire la sua attenzione anche alla possibilità, al contraddittorio, che tutte le parti facessero valere il loro punto di vista, che ha reso un fatto sostanziale e non meramente formale l'audizione finale delle parti, in cui c'era questo confronto che era effettivo e che incideva poi anche sulle successive valutazioni fatte dal collegio tra le tesi delle imprese messe, diciamo, in questione in un determinato procedimento e le tesi degli uffici. A quel momento l'audizione finale è diventata un fatto sostanziale. Devo dire questo anche con un po' di rimpianto, perché non mi sembra che successivamente, sotto altre presidenze, e ci sia stata la stessa sensibilità al contraddittorio sulle parti. E poi ultimo ricordo che mi sento che io dover fare è per Paola Esauro, perché devo dire la verità, mi ricordo tutto negli anni in Lussemburgo, non dico che eravamo all'estero stranieri e negletti, ma certamente eravamo più giovani, anch'io ero ancora più giovane, e questa capacità di accoglienza anche di Paola, ovviamente di Betty Tesauro, io ho sempre avuto difficoltà a chiamarlo Betty, però cercavo di evitare, gli davo del tu ma senza chiamarlo per nome, perché effettivamente forse un minimo di differenza c'era, però ecco, credo che questa capacità di farti sentire in fondo in una famiglia allargata, credo qualcuno ieri abbia detto questa cosa, beh, insomma era merito molto anche di Paola, e quindi anche un ricordo affettuoso di lei, mi sento di doverlo fare in chiusura di questo breve intervento. Scusate un po' per il disordine. Grazie. Grazie Paolo, evidentemente ci associamo ancora una volta a questo dolore. Volevo ricordare che tra le altre cose è anche il periodo dell'accordo Andreatta Van Miert, quello a cui ti riferisci, che è un accordo importantissimo per tutte le liberalizzazioni che ne conseguono successivamente. Ma avete visto quale formazione dava la partecipazione al gabinetto d'esame, con la testimonianza come quella di Rita ieri, quella di Paolo Ziotti oggi, che fa l'avvocato a Milano, ma che si è formato appunto sotto quell'esperienza. Grazie. E ora credo che abbiamo chiuso la prima sessione. Dobbiamo fare facciamo volentieri un piccolo intervallo per un caffè e poi ripigliamo con la seconda sessione.
e al quale cedo volentieri la parola. Grazie, siamo all'ultima tappa di questo ricordo del professor Giuseppe Tesauro, un ricordo così partecipato e così pregno di affetti e di ammirazione. Voi immaginerete che io, come la più parte dei relatori in questa giornata di commemorazione, voglia indugiare sulle qualità professionali e accademiche del professor Tesauro, sui suoi molteplici ruoli istituzionali, e ne ha fatto sicuramente una figura centrale nella ribalta del nostro paese, ma anche più in generale dell'Unione Europea. Certo, la vicenda professionale di Giuseppe Tesauro meriterebbe una lunga narrazione, ma c'è qualcosa di più straordinario ancora sulla quale io vorrei soffermarmi in questo mio brevissimo intervento, e riguarda i tratti personali e caratteriali di Tesauro, mi consentirete di chiamarlo così come l'ho sempre chiamato. La straordinarietà consiste nel fatto che un uomo asceso a simili vette, dotato di simili competenze, abituato a camminare ad alta quota, altissima quota, abbia invece conservato nel tempo la giovialità di sempre, lo sguardo ironico sulla vita, la battuta arguta e sorridente, abbia conservato i molteplici affetti amicali rimasti tali anche quando veniva meno la consuetudine più frequente. La cosa straordinaria di Beppi Tesauro, insomma, è che abbia preservato quell'umanità sorridente e ironica, quella semplicità di tratto e di relazione con il prossimo, che lo hanno reso perennemente giovane, anche quando indossava toghe diverse, cariche di responsabilità, onerate di grandi impegni. Giuseppe Tesauro, diversamente dal padre Alfonso, la cui autorevolezza si avvertiva già dal tono della voce, viceversa manifestava la bonomia del saggio, mai folgorato da verità intangibili e mai immune dal dubbio. Ecco, questo è il ricordo più vivo e immediato che ho di Beppi, un ricordo che ne richiama tanti altri sintonici in ricordo. Alludo in particolare, mi resta impresso anche se sono passati tanti e tanti anni, a quando Beppi scendeva nel campo di tennis o nel campo di calcio con quei suoi straordinari e indimenticabili piedoni volutamente dilatati verso l'esterno, quasi a voler rassicurare una statica messa alla prova dalla sua altezza, ma forse anche a voler sdrammatizzare la troppa serietà dell'incedere, che non gli piaceva, che non gli si addiceva. Il suo modo lieve di guardare alla vita, che era una delle caratteristiche che mi ha sempre colpito, era forse il retaggio di una giovinezza spensierata e vitale, nella quale c'era stato spazio anche per la partecipazione a manifestazioni di protesta studentesca. Lo ricordo fuori l'Umberto, la scuola che frequentava al liceo, che arringava gli studenti. C'era stato spazio per attività sportive plurime, aveva praticamente in casa il campo da tennis, e c'era stato spazio per rapporti amicali profondi portati avanti con fedeltà per tutta la vita. Avendolo conosciuto sin da quegli anni, mi piace ricordarlo qui, soprattutto così, sorridente, ironico, affettuoso. Caratteristiche queste che era riuscito con naturalezza alla fama e ai ruoli svolti con tanta efficacia e tutto successo. Quanto alla professione forense, di cui dovremmo parlare in questa tappa finale, io credo che sia stata la parte minore dei suoi impegni, perché è stato coinvolto molto presto in ruoli incompatibili con l'esercizio della professione avvocatesca. Tuttavia, le poche volte che l'ho ascoltato nelle discussioni davanti ai giudici, le ricordo queste discussioni brillanti e ficcanti, semplice rigore dell'argomentazione e quindi poco infarcite d'auliche suggestioni dottrinarie.
discussioni pragmatiche e giuridicamente colte al tempo stesso. Consentitemi però, a proposito dell'attività forense, un ricordo personale che testimonia una grande generosità umana e professionale del nostro onorato. Consentitemi di raccontarlo. Tesauro aveva avuto da poco alcuni incarichi difensivi dalla Fiat, che allora certamente era il più grosso committente sul territorio nazionale, il più interessante committente. Dopo qualche tempo, anche a me più giovane, furono attribuiti alcuni incarichi dalla stessa società. Cosicché, incontrandolo, temevo moltissimo una sua reazione infastidita per l'intrusione in un campo già più che autorevolmente occupato da lui. Ebbene, Beppi, con la sua immancabile leggerezza proprio di un uomo superiore, mi disse: ha fatto bene la Fiat, tu sei uno specialista del diritto del lavoro, certo più di quanto lo con ciò destando in me sentimenti diffusivi particolari, meraviglia, perché sappiamo bene quanto sia la componente concorrenziale, quanto caratterizzi i rapporti tra gli avvocati. Conforto, perché avrei sofferto molto se la nostra amicizia fosse stata anche minimamente intaccata da quell'episodio. E gratitudine per avermi elevato a sé nella competenza professionale. Ma è così. Ai grandi uomini dotati di ampi orizzonti la generosità non costa molto, è un atteggiamento naturale e spontaneo. Mi scuserete se questa brevissima memoria ho fatto prevalere i ricordi personali dell'uomo Tesauro sull'elogio della figura istituzionale, accademica e forense. Ma la singolarità e la grandezza di Beppi è proprio qui, nell'aver saputo accoppiare, cosa davvero rara, l'assunzione di ruoli di così alta responsabilità e di così grande rilievo, contratti permanenti di ricca umanità, di generosità, di fedeltà al proprio essere originario e più genuino. E io presumo che a lui avrebbe fatto piacere essere ricordato così. Grazie. Grazie al professor Raffaele De Luca Tamaio, grande amico di Beppi, ha dimostrato, anzi, che è uno dei più antichi, perché è un'amicizia che risale agli anni della giovinezza assoluta di Beppi. Grazie per averlo ricordato. Ora al professor Auletta. Diritto processuale civile presso la Federico. Sì, perché e io non ho uno speciale titolo per parlare, tantomeno in questa sessione, però vorrei raccontare quattro piccoli episodi in cui la vena dell'avvocato Tesauro è emersa nonostante le funzioni incompatibili, come le ha dette il professor De Luca Tamaio. Anzitutto il mio legame con il professor Tesauro è cominciato del tutto accidentalmente, direi 15-16 anni fa, quando lui si è avvicendato come giudice costituzionale con il professor Piero Alberto Capotosti, che lo aveva preceduto nella nomina presidenziale dal 96 al 2005, credo che dal 2005 al 2014 sia stato giudice costituzionale e poi presidente il professor Tesauro. E c'era stato un lascito sostanzialmente dell'assistente di studio principale del presidente Capotosti al neo giudice costituzionale Tesauro, cioè il neo procuratore generale della Cassazione, il dottor Luigi Salvato, che veniva appunto a prendere le funzioni di assistente del professor Tesauro. Io avevo lasciato le funzioni di assistente della Corte molti anni prima, ma grazie all'amicizia
di Luigi Salvato, sono entrato in contatto col professor Tesauro, che in bontà sua ha cominciato a considerarmi un processualista da consultare. E la prima volta che mi ha consultato, in realtà è stato per la, direi, famigerata sentenza 238 del 2014. E ne vorrei, diciamo, dire un piccolissimo pezzettino che è non tra i più noti di quella sentenza, pure scandagliatissima. Cioè, il giudice, allora già presidente e redattore della sentenza, volle scrivere che questa Corte aveva riconosciuto che il sistema di controllo giurisdizionale previsto per l'ordinamento comunitario appariva rispondere ai caratteri di un sistema di tutela giurisdizionale equivalente a quello richiesto dall'articolo 24, ma aveva espresso una valutazione diversa di fronte alla prassi della stessa Corte di Giustizia dell'Unione di differire gli effetti favorevoli di una sentenza sul rinvio pregiudiziale anche per le parti che avevano fatto valere i diritti poi riconosciuti, così vanificando la funzione del rinvio pregiudiziale, riducendo vistosamente l'effettività della tutela giurisdizionale richiesta e pertanto non rispondendo a quanto richiesto dal diritto al giudice sancito dalla Costituzione italiana. Sentenza 232 dell'89 della Corte Costituzionale che indusse la Corte di Giustizia dell'Unione a mutare la sua giurisprudenza in proposito. In quel collegio c'era già il giudice costituzionale Marta Cattaglia. E questo piccolo pezzettino fu, diciamo, clamorosamente smentito l'indomani dell'uscita del professor Tesauro dalla Corte Costituzionale, da una decisione emessa dalla Corte Costituzionale redattrice del giudice Cattaglia, la numero 10 del 2015, che i giureconomisti ricordano essere la decisione sulla Robin Tax. Aveva agito in giudizio una persona che rivendicava il rimborso della tassa pagata dopo che ne era stata attestata la natura oggettivamente indebita. La decisione della Corte Costituzionale fu nel senso che andavano bilanciate molte cose, tra le quali il nuovo principio costituzionale dell'articolo 81, e quindi non si poteva ordinare la restituzione della tassa a tutti, e nemmeno a quello che aveva cominciato la causa, che poi aveva generato l'incidente di costituzionalità e che dunque aveva, diciamo così, vinto il processo ma perso la lite. E allora l'indomani di questa sentenza, direi veramente poco dopo, scrissi di getto una nota che pubblicai su allora il sito che Bruno Sassani aveva messo a disposizione dei processualisti che non amavano scrivere sulle riviste online, lo ritenevano una cosa, diciamo così, da evitare per la dignità e la supponenza della quale siamo stati ormai non più muniti. E avevo detto che questa decisione mi ricordava quella espressione attribuita al medico romano, in realtà turco, Galeno, omne animal post coitum triste. Tant'è che tradussi la nota dicendo omnis actor post judicium tristis. Ricevetti una telefonata pressoché istantanea dal professor Tesauro, che non so come, credo che qualcuno gliel'avesse segnalata questa nota che era stata pubblicata. Allora il sito veniva gestito dalla sorella del professor Sassani, e ci facemmo tantissime risate al telefono perché, diciamo, molto colorendo e alludendo al motto dal quale avevo tratto il titolo della nota, in realtà lui accusava di vero e proprio tradimento del pensiero della Corte, che la Corte aveva autorevolmente espresso in quella sentenza che per i professionalisti
è un manifesto ancora oggi insuperato, il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale. In fondo l'opinione che ne hanno gli internazionalisti non è conforme a quella che ne hanno ovviamente i processualisti. Diciamo che da quell'episodio il nostro rapporto in qualche misura si è rafforzato e abbiamo varie volte discusso di vicende sempre e soltanto al telefono, perché devo dire che qualche volta aveva tentato anche di fare uso del WhatsApp, ma lo usava abbastanza maldestramente e quindi delle volte mi arrivavano dei messaggini un po' sgrammaticati. Però questo, diciamo così, mi riempiva di gioia perché mi dava l'occasione di pensare a me come di una persona considerata da qualcun altro che aveva orizzonti enormemente più vasti. Ma nell'occasione della decisione 10 del 2015 lui mi spiegò in realtà tante cose e cominciò a farmi al telefono uno sfoggio di citazioni che non potevo ritenere avesse raccolto immediatamente prima della mia telefonata, anche perché la mia telefonata era stata generata dalla segnalazione della pubblicazione sul sito. Sapeva troppe cose. E mi spiegò, per esempio, che in Germania la cosiddetta modulazione temporale degli effetti delle decisioni, per antica tradizione, lascia impregiudicato il cosiddetto premio di cattura. È la traduzione letterale che questa espressione tedesca ha. E poi mi spiegò anche delle tecniche del Consiglio Costituzionale francese, che in qualche misura con le sue pronunce ex nunc deve sempre contemperare il premio di cattura o, diciamo così, l'utile che chi comincia un processo deve pur sempre conseguire. E allora mi era venuto in mente, poi l'avevo recuperata per lui, una frase che un po' demitizzava Chiovenda, perché la vena dell'avvocato Tesauro secondo me stava in questo, nel considerare la supremazia dell'ordinamento, ma mai l'ordinamento che usa i suoi agenti come zimbelli, nel senso che noi abbiamo un po' avuto sotto l'influsso di Chiovenda, ma direi anche di Calamandrei o forse delle interpretazioni di Calamandrei, l'idea che, mutato quel che c'è da mutare, è quella che Schopenhauer aveva di ognuno di noi e dell'amore sensuale come inganno della natura. Noi ci innamoreremmo perché la specie deve progredire. Ora, questa è una suggestione, non spiega niente, basterebbe pensare all'amore omosessuale che non genera nulla e non ha nessuna differenza dal punto di vista ontologico. Ma per dire che anche Calamandrei pensava alla Cassazione come inganno dell'ordinamento. Io ricorro per Cassazione per un vantaggio mio personale, in realtà sto facendo un servizio all'ordinamento. In fondo, il professor Tesauro in varie circostanze mi ha rivelato che questa non è un'esatta prospettiva da cui guardare l'ordinamento, e in particolare forse non è quella che andrebbe ancora insegnata, perché troppo è declamata ancora quest'idea, diciamo, panpubblicistica in senso deteriore dell'ordinamento e della tutela giurisdizionale. E allora una volta gli avevo ricordato che Satta, secondo me, per prendere un po' in giro o demitizzare Chiovenda, aveva detto: Chiovenda ha parlato del processo come fonte autonoma di beni. In realtà io penso che si potrebbe con più realismo parlare del processo come fonte autonoma di mali. E questo, secondo lui, quello deciso dalla Corte Costituzionale con la 10/2015, era uno di questi casi in cui si vince, ma non si vince alla fine nulla. Gli altri due episodi che vorrei ricordare sono: nel 2017 ero impegnato a svolgere una funzione che posso sintetizzare dicendo di amministrazione degli arbitrati che assicuravano gli indennizzi ai portatori di obbligazioni subordinate delle banche dichiarate risolte, Etruria, eccetera, presso l'autorità anticorruzione. E il professor Tesauro mi chiamò con interrogativi
che per me forse erano delle interrogazioni, perché voleva capire questo meccanismo come funzionava, perché per effetto deleterio del mercato secondario anche Carige aveva emesso obbligazioni subordinate che erano finite nelle mani dei consumatori, di utenti, acquirenti non professionali. E quindi nella programmata conversione delle obbligazioni in obbligazioni senior avevano ovviamente isolato una classe di cosiddetti obbligazionisti inadeguati. E quindi lui mi interrogava sulla possibilità di avere una via giudiziale, ovviamente non giudiziaria, per arrivare a classificare caso per caso l'obbligazionista inadeguato a cui rimborsare ovviamente il valore dell'obbligazione secondaria acquistata, che ovviamente nella conversione non avrebbe avuto uguale valore, pur rendendolo naturalmente partecipe della maggiorazione della cedola che si sarebbe potuta riscuotere. E quindi alla fine Carige non seguì l'idea di assicurare delle decisioni caso per caso, ci fu una procedura standardizzata, furono definiti obbligazionisti inadeguati tutti quelli che nella conversione non avrebbero raggiunto la soglia di 100.000 euro e quindi fu evitato, diciamo così, il giudizio caso per caso. Ma anche in questa occasione ricordo bene che ci approfondimmo su alcune norme, per esempio quelle riguardanti l'istruzione completamente scritta da affidare a testimonianze raccolte anche dagli avvocati. Ricordo benissimo che parlammo del grado di una fonte secondaria che contemplava questa ipotesi per gli arbitrati presso l'ANAC. Chiudo. L'ultima volta che mi è stata data l'occasione di parlare col professor Tesauro me l'ha data Fabio Ferraro, 22 gennaio del 2021, quando presentando il suo libro io mi ero intrattenuto sulla cosiddetta ordinanza Lamorgese, che aveva, diciamo così, pensato di bypassare il controllo del Consiglio di Stato attraverso la Corte di Giustizia. E anche in quell'occasione al convegno seguì una telefonata. E però poi il contenuto di questa telefonata avrebbe portato via qui troppo tempo, perché il racconto poi avrebbe riguardato delle persone e, come al solito sulle persone, diciamo così, le deliberazioni sono segrete, quindi non dirò più nulla. Grazie. Grazie. Professore, piace che non ci sia trattato di questo tempo, proprio non è molto ai nostri interventi. Ora la parola va all'avvocato Francesco Avorio, che è uno specialista in diritto internazionale dell'Unione Europea. Prego, avvocato. Grazie professore, e io sarò brevissimo, solo per ricordare con affetto il professor Tesauro, che è stato con noi un riferimento per la Commissione di diritto dell'Unione Europea dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Oramai dal 2008 in poi lui è sempre stato con noi nell'organizzazione del nostro stage intitolato al nostro carissimo consigliere Andrea Caffiero. Dal 2017 poi è stato anche il nostro responsabile scientifico e devo dire che il momento che io ricordo con maggiore affetto è il suo rientro nel 2019 nell'ordine degli avvocati. Ecco, il professor De Luca Tanaio prima accennava agli indiani in cui lui non poteva, per motivi dopo il primo momento di esercizio della professione, esercitare, ma nel 2019 lui ha deciso di tornare. Questa è stata una decisione che ci ha colpito molto e che io ritengo veramente molto importante, anche per rivendicare la sua identità, il suo affetto, l'appartenenza all'ordine, che secondo me era anche un momento di affetto per il padre, Alfonso, che è stato, lo ricordiamo, presidente dell'Ordine degli Avvocati dal 67 al 71, oltre che preside della Facoltà di Giurisprudenza, e relatore come senatore della legge istitutiva della Corte Costituzionale, di cui poi Giuseppe diverrà il presidente.
E secondo me, lo dico veramente senza tema di essere smentito, che ci vorranno molti anni per comprendere l'importanza e lo straordinario contributo che il professor Tesauro ha dato a tutto lo sviluppo del diritto dell'Unione Europea e delle istituzioni europee in generale. La grossa impronta che lui ha dato anche all'autonomia scientifica della materia si vedrà nel tempo, la capiremo nel tempo. E l'apporto che lui ha dato in tutti i ruoli importantissimi che ha ricoperto appunto come professore, come avvocato generale, come giudice costituzionale e come presidente dell'autorità della concorrenza. A noi piace ricordare la sua figura di avvocato, e che lo ha accompagnato comunque tutta la sua straordinaria carriera. Lui è sempre stato innanzitutto un avvocato, e anche direi come maestro di un pensiero libero e coraggioso, di uno straordinario entusiasmo per le istituzioni europee che ci ha trasmesso e che noi porteremo alle generazioni future. Lui ci ha sempre ricordato, quando facciamo la nostra riflessione annuale sull'osservatorio sull'integrazione europea, questa parte dello stage che noi dedichiamo al futuro delle istituzioni, quando noi dibattevamo sugli aspetti più o meno di progresso delle istituzioni, più federaliste e meno federaliste, lui ci ricordava con la sua calma e la sua saggezza che il più grande successo dell'Unione Europea è stata la pace e l'assenza di guerra per oltre 70 anni. Queste cose a noi risultavano scontate, oggi purtroppo non lo sono più. E ci ammoniva sui rischi che l'Unione Europea correva per essere, lui diceva, una famiglia cresciuta troppo in fretta. 10 stati in un anno solo era un po' troppo. E cui molti membri non avevano ancora assimilato i valori fondamentali su cui si fondava. Vediamo quello che sta succedendo in Polonia e in Ungheria e anche capiamo l'importanza e la lungimiranza di queste osservazioni. Da ultimo, quando ci ricordava appunto nell'ultima intervista che ha rilasciato allo Stato, che voi avete ricevuto nella cartellina del convegno, pochi giorni prima della morte, noi ci siamo sentiti pochi giorni prima che lui finisse per preparare appunto lo stage di quell'anno, e ammoniva che appunto i valori fondamentali dell'Unione sono da tenere ben stretti e ben conservati per le generazioni future. Il valore fondamentale che lui dava al processo di integrazione europea era quello di uno stimolo culturale indispensabile per una pacifica convivenza dei paesi europei. E da ultimo, nel suo ultimo scritto, una riflessione sulla conferenza sul futuro dell'Europa. Anche qui la straordinaria lungimiranza del pensiero del professore, pochi giorni prima di morire. Lui scriveva che la conferenza poteva essere un veicolo per riaprire il dibattito sulle modifiche dei trattati. Quando lui l'ha detto, nessuno pensava che poi il finale della conferenza sarebbe stato questo, di riaprire la procedura ex articolo 40. E tracciava una strada. Diceva, appunto, il valore irrinunciabile di una maggiore solidarietà tra gli stati e i cittadini europei, chiamando la dichiarazione Schuman. E poi, spirito concreto che lo caratterizzava, si diceva molto si può fare già con le cooperazioni rafforzate, per esempio il tema di difesa europea. Quanta appunto lungimiranza, quanta chiarezza di idee nel pensiero del professore. Io penso che la definizione di istituzioni europee che lui amava di più era quella della sentenza Van Gelders, in cui l'Unione Europea, anche durante i vari dibattiti, anche nell'ultima intervista, lui amava definirla con le parole della sentenza: la comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, all'esercizio dei loro poteri. Ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i cittadini. La centralità nel pensiero del professore dell'individuo, dei diritti dell'individuo, dei cittadini europei, è stato il filo conduttore del suo pensiero. Ho riletto con piacere la premessa alla prima edizione del manuale Tesauro, in cui lui diceva: ho avuto il privilegio di guardare al diritto comunitario da 3 angolazioni diverse e complementari: l'insegnamento, la professione e l'istituzione. Ognuno di questi momenti mi ha dato molto e ha contribuito a affinare la sensibilità e la misura per questo o quell'altro aspetto taglio della materia.
L'impegno alla Corte di Giustizia mi ha consentito e mi consente di guardare da vicino al funzionamento di certi meccanismi, nonché al lavoro dell'istituzione che più di ogni altra ha contribuito allo sviluppo effettivo del diritto comunitario, per ciò stesso al consolidamento dell'integrazione liberamente e democraticamente scelta dai popoli europei. E questo è il valore nel quale credo, viveva nella prefazione alla prima edizione del manuale Tesauro, che poi nel tempo ho compreso che è il testo forse più studiato in Europa. Quando ho avuto il piacere e l'onore di essere con lui a Vienna alle riunioni dell'ELI, dell'European Linguistics, ho capito che il professore era stimato e apprezzato in tutta Europa. Il suo manuale è studiato in tutte le università e sono cose che si comprendono appunto nel tempo. Abbiamo avuto uno straordinario onore di essere a Fio Bianco in questi anni. E dunque mi piace sottolineare il tema appunto che ho già accennato della conferenza come una prospettiva. Il professore ci ha lasciato in questi ultimi scritti un'eredità che secondo me noi dobbiamo sviluppare. Si apre una nuova stagione di riflessione dei trattati, sulle modifiche dei trattati. Sappiamo tutti che non è una cosa semplice, probabilmente quasi impossibile. Però ricominciamo a riflettere di queste cose. Quindi penso che sia un nuovo momento storico dove l'insegnamento del professore ci può essere molto utile. Concludo con ricordo del congresso dell'Unione Avvocati Europei 2019 che abbiamo organizzato dalla delegazione dell'UAE a Napoli e Campania nella cornice di Palazzo Reale, dove lui ha accolto con grande orgoglio partenopeo e colleghi da tutta Europa, ed è stato veramente un momento di grande orgoglio anche per noi. Io credo, Presidente Tafuri, noi siamo stati veramente grati per aver avuto il privilegio di dialogare con il professore Tesauro in questi anni, di ascoltarlo, ci ha arricchito con la sua presenza, con il suo esempio umano e con la sua straordinaria umiltà e saggezza. C'è oggi un grande bisogno di personalità straordinarie come il professore Tesauro per ritrovare il nostro orgoglio e la nostra identità di avvocati europei. Quindi l'unica parola è grazie, caro professore. Grazie all'avvocato Avolio per il suo ricordo personale e per queste sue riflessioni. E adesso dovremmo avere l'avvocato Roberti, che è professore all'Università di Roma e stato referendario presso il gabinetto Tesauro ai primi anni della sua attività. Grazie, spero mi si senta. Mi si sente, sì? Sì, la sentiamo. Grazie. Io vorrei rendere omaggio al professor Tesauro con le parole di un suo referendario, Franco Giuffrida, che lasciando la corte nel suo discorso di saluto disse: io ho avuto il privilegio di lavorare con due grandi membri della Corte di Giustizia, il senatore Bosco e il professor Tesauro, e di questo binomio Corte di Giustizia, se il primo incarnava in modo alto la Corte, il professor Tesauro incarnava assolutamente la giustizia. Ci fu un applauso spontaneo a queste parole, che a me piace ricordare per due motivi. Primo, perché chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo sin dal primo minuto ha avvertito il suo profondo, autentico, direi, sentimento di giustizia. E secondo, perché mi piace pensare che in parte questo sentimento derivasse anche dalla sua esperienza di avvocato, dalla sua esperienza, dalla sua vita nelle aule di giustizia. Io ho avuto il privilegio di conoscerlo alla metà degli anni Ottanta, grazie al professor Tiziano, è una delle non poche cose di cui sono grato al professor Tiziano, quando il
professor Tesauro era, come diceva lui, avvocato semplice, non ancora avvocato generale. E avendo poi lavorato con lui nel primo mandato alla Corte di Giustizia, ho sempre avuto l'impressione che lui abbia portato con sé in quel suo straordinario percorso istituzionale alcuni fattori e, perché no, alcuni sentimenti che nascevano proprio dall'esperienza nelle aule di giustizia. Innanzitutto lui ha voluto essere, potendo scegliere, avvocato generale, non giudice, in corte. Tutti coloro che hanno lavorato con lui ricordano la sua attenzione e la sua partecipazione al momento dell'udienza. Beppi ricordava, sì, è stato detto tante volte in queste, ovviamente e giustamente, in queste giornate, che ovviamente l'allora meccanismo dell'articolo 177 è un meccanismo di cooperazione da giudice a giudice, ma lui ricordava anche, con la bonomia più volte richiamata, che dietro quel giudice a volte c'è un avvocato e che dietro quei rinvii a volte c'è un avvocato che li ha prospettati, a partire dalle ricordate Costa contro Enel e così via. E questa sensibilità credo si sia poi trasfusa in alcuni dei suoi principali contributi al lavoro della Corte di Giustizia. Che cos'è Factor Tem se non una ringa per l'ampliamento e l'approfondimento dei mezzi di tutela a disposizione anche del singolo e quindi anche dell'avvocato che difende quel singolo? E il richiamo alla esigenza di avere dei limiti alla interpretazione discrezionale per evitare un derapage della norma al di là dei confini del diritto positivo, anche se questo può comportare il sacrificio di un arretramento rispetto a possibilità di tutela sostanziale, pur prospettate nei giudizi. Penso alle richiamate ieri conclusioni Unnermund o Meng, che hanno sancito degli argini alla possibilità di sindacare dal punto di vista del diritto europeo l'intervento pubblico statale nell'economia e nei mercati. E direi anche che questo approccio, questa sensibilità, poi l'abbiamo vissuta nella sua successiva stagione istituzionale. Da presidente dell'autorità garante, è stato detto ampiamente stamattina, ricordava Francesco Sclafani, indipendenza non significa una astratta imparzialità. Il presidente Tesauro non è stato imparziale, è stato un defensor dell'autorità ed è perciò che è stato sentitamente apprezzato dall'intera istituzione. Era il primo difensore, il primo avvocato dei valori e delle policy di quell'autorità, scontrandosi a volte con gli avvocati, ma rispettandoli e dando lo spazio alla dinamica istruttoria, cui pure teneva tanto. Ricordiamo tutti, l'ha accennato Paolo Ziotti poc'anzi, come le audizioni tenute in antitrust sotto la presidenza Tesauro restino un esempio, purtroppo un po' perso nell'esperienza successiva, di che cosa un'audizione dovrebbe essere e quanto può contribuire a fare istruttoria e a creare verità processuale. Chiudo ricordando quella che è anche un'esperienza personale. Dopo questo straordinario percorso istituzionale, il presidente Tesauro, lo ricordava Francesco Avolio, è tornato a fare l'avvocato semplice. E io ho avuto la fortuna di poter condividere con lui alcune di queste cause e di assistere a una riflessione su alcuni temi, anche questi evocati oggi, che sono alla frontiera della tutela e forse additano in certa misura una possibilità di nuova frontiera.
tuttiera della tutela. Ne ricordo solamente due rapidissimamente. Una, è stato ricordato prima, le possibilità dell'utilizzo dell'articolo 111 Costituzione come strumento per valutare l'omessa statuizione e l'omesso rinvio da parte del giudice di ultima istanza, nella specie il Consiglio di Stato. Tutti quanti noi conosciamo la sentenza Ranstad resa su quel rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione. Non tutti sanno, ma alcuni sanno, che pochi mesi prima del rinvio della Corte di Cassazione l'avvocato Giuseppe Tesauro aveva discusso in Cassazione una tesi analoga, suggerendo al collegio un rinvio poi non concesso, e alcuni di quei quesiti, per la verità non tutti i quesiti, sono poi in qualche modo rientrati nella successiva ordinanza Ranstad. In quell'occasione il professor Tesauro sollecitò una riflessione sul ruolo della Corte come giudice naturale sulla base della giurisprudenza della CEDU e sulla possibilità di considerare il difetto di giurisdizione come sottrazione al giudice naturale in caso di mancato rinvio e di omessa statuizione da parte del giudice di ultima istanza. Questo profilo non si trova nell'ordinanza Ranstad e quindi neanche nella successiva sentenza della Corte di Giustizia, ma si ritrova poi in alcune riflessioni consegnate alla dottrina al professor Tesauro. E l'altro aspetto, e chiudo su questo, ha riguardato la riflessione sul sindacato costituzionale, sul sindacato giurisdizionale. Non tanto sull'intensità del sindacato, dove pure, come richiamato stamane, il contributo e la spinta intellettuale di Beppi Tesauro è stata importantissima in tante vesti, ma piuttosto la modalità del sindacato. E questa è una osservazione, una sensibilità tipica dell'avvocato. Non conta tanto in teoria quanto il giudice ritenga di poter scendere nel sindacato dell'atto del rapporto, ma conta anche tanto come esercita questa sua prerogativa. E quindi l'attenzione ad alcuni profili apparentemente semplici, come l'udienza e l'oralità. Bisogna chiudere, avvocato. Sì, ho concluso. Come l'udienza e l'oralità, oppure l'approfondimento del patrimonio istruttorio ai fini della decisione finale. Credo che questi siano degli aspetti consegnati alla riflessione di questi giorni e sui quali ci sarà modo di riflettere. Grazie. Grazie all'avvocato Roberti. Adesso chiudiamo l'ultima relazione del professor Claudio Tesauro. La ringrazio. Che non presento perché... Avrei sperato che almeno uno tra Totino e Ziotti facesse parte di questo panel, così da eliminarmi la difficoltà di essere l'ultimo a chiudere questi due giorni. Però forse è anche giusto così. Vi porto innanzitutto il saluto delle mie cugine che avrebbero voluto essere qui oggi, sarebbero state contente di poterlo essere perché questi due giorni di ricordo le avrebbero riempiti di gioia. Cose della vita hanno voluto diversamente, tutti avete ricordato l'importanza di Paola, che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e sicuramente una donna che ha contribuito a rendere più dolce alcuni aspetti del suo carattere. Betty aveva anche un carattere burbero in certi momenti. C'è un fattore comune che emerge da questi due giorni, quello dell'uomo. Molti di voi avete ricordato il giurista, innovativo, brillante, attento, ma al tempo stesso solido nella sua cultura, nella sua preparazione, come solo un innovatore può e deve essere. Ne avete ricordato l'indipendenza tipica di un uomo che si mette al servizio delle istituzioni, riuscendo a mantenere un punto di equilibrio che non sempre è facile da trovare. Avete ricordato tennista, calciatore,
secondo me di calcio ne capiva poco, questo ve lo dico sinceramente, le nostre discussioni erano spesso animate. Ne avete ricordato l'accessibilità, che era forse una delle sue grandi doti. Trovo particolare, particolarmente bello che ciascuno venga qui forte di un ricordo personale, di un momento che ha vissuto con lui, di un qualcosa che ha segnato la sua relazione. Credo che sia unico un uomo che riesce a suonare al piano bar, a ballare con i funzionari dell'autorità, ma a recuperare, grazie alla sua autorevolezza, quella giusta dimensione di rapporto che gli consente di essere un grande presidente, un grande avvocato generale. Un mix umano davvero unico e incredibile. Non facile, peraltro, per una persona, questo consentitemi di dirlo, che portava un cognome pesante. Pepi nasce in una famiglia che questa università ha dato tanto. Non era facile, secondo me, all'inizio. Non aveva un padre che era simpatico come lui, né uno zio, mio nonno, facilmente accessibile. Il rischio di essere il figlio di era abbastanza alto, e invece lui ha interpretato questo come un punto di forza, ma girandolo in un senso di umiltà e accessibilità che lo hanno reso unico. Io sono sicuro che lui a quest'ora vorrebbe andare a mare, a Scario, e quindi anch'io vi lascio andare a mare, ringraziandovi di essere qui e ringraziando Beppi per tutto quello che ha fatto per noi. Grazie. Grazie, l'avvocato Stefano. Un saluto a nome anche del professor Mastroianni, della professoressa Di Pasquale, volevamo ringraziare tutte le persone che sono intervenute e ricordare con un affetto, diciamo, l'uomo Tesauro, oltre che il grande giurista, ma vogliamo anche ringraziare tutti i giovani che hanno collaborato per consentire di realizzare questi due giorni intensi, con passione, con affetto. Infine volevamo ringraziare anche il professor Fittano, che abbiamo sottoposto a un doppio sforzo, diciamo, ma in fondo soltanto lui poteva presiedere, perché lui è stato l'amico di sempre del professor Tesauro, la persona, diciamo, con cui non ha mai litigato, e che per tutti, diciamo, giovani dell'università di Napoli che si avvicinano, rappresentano l'esempio da seguire, ma poi impossibile da realizzare. Grazie.